Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere con tanti ospiti sulla radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti in diretta su Radio Cigliano. Ciao, ben trovati. È giovedì 22 marzo 2018. Siete in diretta su Radio Cigliano all'ascolto di Dopo Cena Con. La trasmissione del giovedì, sembro Tofsi stasera. Chi mi sta guardando su... Non so se te lo ricordi, Tofsi, quello... No, non ero nata. È buciarda. Non è vero, non è vero, non era nata veramente, perché stasera è successa una cosa pazzesca. Allora, io ho invitato una minorenne al Dopo Cena Con, no? E ovviamente la minorenne deve venire accompagnata. Io all'epoca, quando facevo doppiaggio all'inizio, mi presentavo tranquillamente ai turni da solo quando ero minorenne. Adesso le minorenni devono essere accompagnate, e allora la minorenne si è fatta accompagnare dal maggiorenne, che ha guidato la macchina, è venuta, l'ha portata qui. Non signore e signori, giusto. Non l'hai detto davvero. In due parole, benvenuti a Dopo Cena con Sabrina Turan Duranti e Tommaso Di Giacomo. Ciao. Evviva! Come state? Tutto bene? Benissimo. Favoloso, vero? Benissimo. Qui siamo, magari si abbasso anche un po' sta sigla, che è frizzante, effervescente. A noi signori, giovani piace così. Ah, molto sì, tra l'altro Sabrina Duranti ha portato veramente una playlist estremamente giovane, così giovane che quasi dicevo chi te l'ha fatta, perché esatto, non si capiva bene com'era la situazione. Esatto. Però veramente molto frizzante. Intanto il solito cappello. Grazie per essere in diretta con noi a Dopo Cena Con. Se vi piace la nostra maniera di fare la radio, condividetela sulla vostra pagina Facebook, perché è l'unica maniera in cui ci facciamo pubblicità, attraverso il vostro consenso, attraverso i vostri like e le vostre condivisioni. Quindi condividete sulla vostra pagina Facebook. 328-79-48-796 è il WhatsApp per essere super social con noi, per essere 9.0. E che cosa serve? A che cosa serve? Memorizzatelo sul vostro telefonino, andate su WhatsApp e trovate Radio Cigliano. Potete mandarci un controselfie, e c'è chi il controselfie ce l'ha mandato immediatamente. C'è Sasha da Zurigo, dalla Svizzera, che subito pronto ha mandato il suo controselfie per Sabrina. La vediamo qua. C'è Sandra Oh, vabbè, la conosciamo, quella è una tua abitué praticamente, è una tua amichetta veramente. Ma c'è anche Yellstone e Vera Farmiga. Che come sei vecchio! Sono un po' vecchio, è non vero. Non le sai! Lo so, io sto ancora a Siranda de Pedra, figura. Queste cose pazzesche. Ma che è? Una porno star? Sì, sì, secondo me sì. Siranda de Pedra era veramente tremenda. Grazie Sasha, potete grazie mandarci anche voi il vostro controselfie 328-79-48-796. Noi ci mettiamo la faccia, mettetecela anche voi. C'è il contest questa sera, tra un po', dopo il quinto brano. E loro hanno portato due clip, io ce l'ho qui trascritte fedelmente su carta, le leggeranno in maniera neutra, voi dovrete indovinare da che doppiaggio sono state tratte. Chi lo indovinerà avrà la foto, una foto di Sabrina e una foto di Tommaso con dedica, autografate, mandate direttamente nella vostra casella WhatsApp, e lì i voti si contano solo su WhatsApp, niente sulla chat di Facebook, quindi assolutamente nulla. E poi a un certo punto realizzeremo il selfie di giornata. Io sono vestito non so bene come, una cosa pazzesca, mi rendo conto adesso, ma avrete il nostro selfie di giornata, non all'altezza di Sabrina, guardatela che presenza, wow, che presenza. tra l'altro io e Sabrina con il rosso abbiamo dei trascorsi, abbiamo dei trascorsi. Quello lo dovevo mettere, lo dovevo caricare, no, e far vedere. Non l'ho fatto. Mi vabbè, sono perso vabbè, qualcosa. Ora lo devi dire, però. Quello lo dobbiamo dire. E quindi avrete o sarete omaggiati del nostro con il nostro selfie di giornata che produrremo più in là. Ragazzi, come va? Come va? Come vi sentite? Carichi? Sopravviviamo. Ma che imbecille. Alle giornate. Adesso scusa, invertiamo le parti. 12 anni. Si dice sopravvivere. Si incazza che se dico 12 anni da morire. E lo sapevo. Allora, c'è tanta gente che si è Madonna, Marianna, Alessandro, Francesco, Saso, che grandissima voce Sabrina, tantissime emozioni, ed è vero. C'è Alberto, Giovanni, Leila. Marco, ciao. Buonasera, dice Sabrina Duranti, Ellie Bartoschi di Chuck, dice Alessandro. Vero, verissimo. È vero, cos'era? Era una serie TV, non lo so quante stagioni abbiamo fatto, tante.
una figa cosa... pazzesca. Ah, sì? Una figa. Ah, vabbè. Beh, la fortuna è quella, c'hai una bella voce e vai sulle fighe. Mm. Quindi non ti ricordi più di avere la cellulite per 2-3 ore. Vabbè, ma non ce l'hai la cellulite questa cosa. E poi anche avendo la cellulite chi se ne frega? Chi se ne importa veramente? Chi se ne importa? Allora, c'è anche Marianna, c'è Sasha, Gianna, Marco, Paolo che saluta, buonasera. Carlo Di Giacomo, io non so se Avete conoscenza? Ha lo stesso cognome di mio figlio, strano, non mi viene in mente niente. No, assolutamente. C'è anche Edoardo, Chiara, Michele, grande Sabrina, magica attrice, doppiatrice, Tommaso suo figlio, già attore doppiatore, talenti unici. E cantante. E cantante, perché stasera scopriremo. Allora, a volte ritornano, no? A volte ritornano veramente. Siamo stati qua esattamente, oggi è 22. Era il 21, quindi 3 mesi spaccati fa. Entrava l'inverno, ora entra la primavera, quindi ti aspetto il 21 giugno. Anche. Vai, aspettami pure domani per quanto mi riguarda. Equinozio, è l'uomo dell'equinozio, lui. L'uomo dell'equinozio. È venuto in coppia con Riccardo Suarez e oggi è tornato. Perché sei tornato a Radio Cigliano? Voglio fare un po' di prodomomia. Va bene. Di che? Per vari motivi. Così. Per vari motivi. Il principale è perché avevo voglia e quindi ho approfittato della cosa. Ma di cosa ho approfittato? Del fatto che mia madre si vergognava a venire da sola. A venire da sola, vabbè, l'ammazzerei. Ma no, non è così, è che io sono timida. Possibile? Sì. Sì, confermi assolutamente. Vabbè. E quindi, insomma, però vuol dire anche che in un certo senso te ci sei trovato bene, che comunque c'è stata una bella partecipazione quella di dicembre. Una delle serate più belle della mia vita. Grande, questo ci piace. Ci piace che ci... Concordi? Assolutamente sì, tu mi chiedo che vita ho dato a mio figlio. Tu l'hai vista da casa quell'altra trasmissione, sì. Quindi com'è invece l'atmosfera della radio vista da quest'altra parte della telecamera? È bellissima, ti sei fatto un angoletto proprio bello. Mi piace molto, c'è molto calore, c'è la pizza anche che io non avevo visto. Ci offre la cena. Beh, vorrei vedere, siete i miei ospiti, quindi è bello davvero. Meno male, sono contento. E c'è tanta ancora gente, c'è Fabio Akira Katsuhiro Molinari. Vabbè, mi sono Marco nomi importanti. Ciao Marco. Sasha dice: Sabrina, ti ricordo i personaggi Ming-Na Wen in ER. È vero. È quella, te la ricordi anche sì. Tu. Abbiamo lavorato insieme parecchio. Pensa che ho dovuto lasciare quell'attrice perché nasceva lui, quindi sappiate che quando c'è stato il cambio di voce, che si dice sempre, c'è il cambio di voce? Cosa c'è sotto? Scusate. No. Capito? E ha dovuto lasciare la Ming-Na Wen. Ha lasciato la Ming e è uscito lui. Sono pessimo, lo so. Vabbè, però anche avanti. Nadia Robin nella soap tedesca Bianca. Vero, e Laura Layton in Pretty Little Liars. L'hai fatto. Vedi che mi aiuta, mamma, l'hai fatto. Vedi, lui è un po' biografo tuo, cioè lui si ricorda. No, assolutamente. Niente. Però stasera stai confermando diciamo tutto. Diciamo che lui mi evita le figuracce, perché mi suggerisce, quello lo conosci mamma, non ti preoccupare, quello l'hai visto l'altro giorno. No, anche le cose più celebri, tipo le sento nominare da alcuni miei amici e amiche, quindi Pretty Little Liars è una cosa che... Te l'avevo già raccontata questa cosa. Voleva darti la carica, voleva metterti a tuo agio, dai. Grazie, ci sei riuscita perfettamente. Grande Sabri. Allora, vediamo ancora che cosa ci dicono. Complimenti per Tomb Raider, ma quello sono io e oggi i protagonisti sono loro. La mitica Christina Yang, Christina Yang è un must, veramente. È vero. Assolutamente. Quante serie l'hai fatta? Quante stagioni? 10 stagioni. E poi perché se n'è andata lei? Io vorresti chiedere. No, allora l'attrice è andata via perché voleva fare teatro. Infatti ha fatto teatro e poi dopo l'ho chiamata, gli ho fatto: mettiti una mano sulla coscienza, porca miseria, fai una serie, una. E che un cazzo, film, a teatro non ti posso doppiare. Cioè, certe persone fanno le cose senza pensare al prossimo. Non è carino. Questo lo dico sempre io quando doppiamo questi che con la bocca. Mi dico sempre: ma non lo capite che vi dobbiamo doppiare? Fate una bocca standard, tranquilla, senza stare a fare queste cose tremende. Quindi, però è stata una grande sfida, perché quando è arrivata sullo schermo la prima volta, io mi ricorderò sempre, il fonico disse:
Ma che doppi, faccia de gomma? Perché era un po' gommosa all'inizio. No, perché forse era un viso particolare. Era particolare. Era particolare. Io sono molto fiera di essermi incollata su questa attrice. Tu hai visto una crescita dell'attrice nelle 10 stagioni? Ci hai fatto caso? Cioè, te ne sei accorta? Sì, ha preso spazio. Secondo me si è molto messa in sintonia con Shonda Rhimes. Che là è la capa di tutte le capi, quindi anche nella sceneggiatura, cioè io ho visto anche Meredith, ho visto cambiare tantissimo. All'inizio sì, era una bravissima attrice, ma adesso fa delle cose veramente pregevoli. Quindi credo che io sono orgogliosissima di aver fatto parte, mi mancano anche. È vero? Ogni tanto vado in sala e faccio, che mi serve qualcuno per... Scusa, posso respirare un attimo la sala? Mi manca un po'. Avete quelle le mascherine per... non c'è la mascherina col tuo nome. No, poi più. Mi è capitato di fare altre serie mediche, ma l'odore delle mascherine di Grey's Anatomy diverso. Era quello, anche perché poi uno si affeziona, sì. Veramente si affeziona. E poi questa è la cosa bella di una serie lunga, che cresci tu, ma cresce lei, crescete, sì, insieme, e tu hai la possibilità di fare quello che lei non può fare di te, cioè vedere la sua crescita artistica e quindi andarle dietro e, esatto, vedere, e dare quel più che lei ha trovato ogni volta, sì, che ha scavato in più, no? Sì. Il segreto del nostro doppiaggio. Allora, buonasera a tutti. Sabrina, dei tuoi doppiaggi quello che ho adorato maggiormente è stato quello di Lucemon, l'antagonista principale Digimon. In Digimon Frontier. No, ti ricordi? Grazie. Michelangelo l'ha detto. Trovo che tu abbia reso perfettamente il carattere di un tale personaggio, tanto angelico nell'aspetto quanto orripilante nell'animo. Adesso scegli l'aggettivo che ti piace di più. Orripilante. Senti un po', tu... la domanda classica. Allora, sappiate una cosa, che a Tommaso gli farò pochissime domande stasera. No, cioè, gli farò vero. Domande, altre domande, perché le domande classiche io l'ho già fatte. Giusto. E quindi su quelle non posso. Però, vediamo se ti è cambiata anche a te l'idea. Nel doppiaggio a noi ci capita di doppiare tantissimi ruoli. Qual è il ruolo che ti ispira di più? Quello da protagonista o da antagonista? La buona o la cattiva? Scusate, cambio telecamera che deve fare una faccia. Sei lì, guarda, sei lì. Chi? Dove? Tu, lì, quale? Sei lì, sei Dove, lì. Chi devo doppiare? Dov'è il time code? Non lo vedo. Doppiati te. Mi doppio. La cattiva. La cattiva, vero? Mi riescono così bene. Protagonista. Non capisco perché. Tu protagonista, tu il buono. Sono sempre stato meglio sui protagonisti. So che fare gli stronzi, ma i protagonisti... Che parole, amore? Lo so. Li apprezzo di più. Sto stronzi. Fra un attimo guida e vota. È vero. E questo... ha ragione, sono io che sono anziana. Tra un attimo proprio, veramente un momento. C'è anche Alessio che ci sta seguendo insieme a Riccardo e anche Alessandro. C'è anche Riccardo Suarez che ci sta guardando. Ciao, salutalo, va, salutalo in maniera... salutalo come... Ciao Riccardo. Là, guarda, è là. Ciao Riccardo. Se faccio un'altra versione, aspetta. Ciao Riccardo. Vedi, ti ha fatto i saluti in tutte le maniere. No, pure io però. Ciao Riccardo. Sempre lì, guarda, sempre lassù. Ti voglio bene. Ma lì. Che ne so, ma... Quella è una telecamera. Sempre le telecamere. Sto sudando. Noi siamo poco abituati alla telecamera, in effetti. Siamo molto abituati a questo oggetto che abbiamo davanti, ma poco più alla piccolo, telecamera. Però, questo è un po' ingombrante. Beh, perché c'è il parapì. Che? Il parapì. Il parapì. Allora, che è un parapiglia anche. La voce di Good Witch. Luciana Duranti, la conosco. La conosci, vero? Allora, c'è anche Riccardo, Leila, ci salutano tutti. C'è Stefano, ciao Stefano. C'è anche Alessio. Sasha. E Tommaso, perché nella seconda stagione di Stranger Things c'è stato un cambio di voce per il personaggio di Michael Wheeler? Non lo trovo molto giusto. Lo stesso è stato fatto per il personaggio... William Byers, doppiato prima da Lorenzo Farina. Allora, come dissi nella scorsa puntata, Riccardo, che forse se l'è perso. Purtroppo non solo hanno cambiato la voce del personaggio, ma ho cambiato voce io proprio. È stata cambiata la voce a me in generale. Esatto, ho fatto questo cambiamento, tra l'altro molto radicale, perché la differenza si sente tantissimo. Ma improvvisamente è come se ti avesse doppiato qualcuno. Esattamente. Ti è sembrato questo, vero? Esattamente, sono rimasto malissimo. Che poi non è stato rapidissimo, cioè è stata a fasi, e quindi c'era Alessandro Quarta che cercava di rassicurarmi dicendo che sarebbe andato tutto bene, mentre io già mi ero comprato la bara e aspettavo i fiori dai parenti. Però. Ma perché? Perché sta cosa non riuscivi a fartela andare giù? Io lo aspettavo con tutto il cuore, poi è arrivato.
e sentivo che non riuscivo più a controllare la voce, ho iniziato a imprecare, a leggere. Quello è il momento. Vabbè, perché poi è una cosa abbastanza, è una cosa normalissima che succede a tutti quanti, però poi quando ci lavori con la voce diventa un po' complicato. Senti, c'è Marianna che ci manda per WhatsApp, anche perché altrimenti, l'interno del Teatro Massimo di Palermo. Guardate che meraviglia. Lei sta a Palermo, ovviamente. Marianna ci manda, ci ha mandato due foto, questa è una e questa è l'altra, guardate che bel teatro, che figata. 328-79-48-796 è il WhatsApp per essere super social con noi e per mandarci i vostri controselfie. C'è Giovanni che si prenota per il selfie senza foto, ma eccolo qua, questa stavi aspettando. Sto aspettando lei. Silvia e Calzetta che ci dicono, kit per dopo cena, PC, divano, plaid, pigiama, calzetta, c'è tutto, un grandissimo abbraccio da Silvia e Calzetta, grandissime, veramente sono... apparecchiate per il dopo cena. Chi sta meglio di te? È vero, gran figata. Con gli animali come sei messa tu? Benissimo, ne ho tanti. Sta messa benissimo, sì, una favola. Dentro casa. Due cani e un gatto. Ah sì? Mm-hmm. Ah no, pensavo che fossero sembianze umane gli animali. No, 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 no. Ah, quindi sei strapiena, mm-hmm. Vedi? Vabbè. Allora, scaldiamoci un pochino raccontando un paio di cose. Io e Sabrina ci conosciamo veramente da pochissimo, ma da pochissimo. E avevamo una compagnia che adesso gestisce mio fratello, nella quale c'ero anch'io, stiamo parlando di qualche anno fa, diciamo. Vabbè, dillo. 80? 9, 89, e la stagione fu la stagione del 90, e facemmo uno spettacolo che si chiamava Sarto per Signora. E in quello spettacolo... Ho sbagliato, si chiamava L'Allegra Verità, L'Allegra Verità, allora è 90 pieno, perché 89 era Sarto per Signora, sì, L'Allegra Verità, e c'era mio fratello, c'erano tanti amici, e c'era anche Sabrina, e mi ricordo Sabrina che arrivava con un giovane, che poi l'accompagnava sempre a teatro. Sabrina aveva una fortuna, che entrava all'inizio del secondo atto. È vero? Entrava, quindi lei si poteva risparmiare tutta la fase del camerino quando c'è casino prima di iniziare a fare lo spettacolo, si presentava lì, lo spettacolo iniziava, no, arrivava verso le 9 e un quarto, 9 e 20, che eravamo già tutti in scena. Lei aveva tutti i camerini a disposizione, tutti i trucchi a disposizione, prendeva, si truccava ed entrava all'inizio. Tipo Michade là dentro anche. Ecco, sei contento, vero? Tantissimo. C'hai degli insight stasera meravigliosi. Ma tu aspetta. Ah, vabbè, sarà resa per paura, paura veramente. E abbiamo fatto questo spettacolo nel 90 al Teatro in Trastevere, che era un ricettacolo di sorche, però nel senso di topi grosse così. Si chiamano sorche a Roma, o pantecane. Veramente grosse così, e camminavano sotto il palco, e quando noi recitavamo ogni tanto sentivamo trambusto e dicevamo bella la scena, e invece scoprivamo che il teatro si svuotava perché la gente si alzava e se ne andava. Non perché non eravamo bravi noi. No, quello no, assolutamente eravamo bravissimi. No. Abbiamo fatto questo spettacolo e siamo veramente divertiti da quel momento in poi, non ci siamo più persi di vista, è stato veramente il nostro lancio insieme. Poi io ho smesso di fare teatro, tu sei andata avanti, hai fatto qualche altra cosa, sì, Sabri? Cosa l'ho fatta? Com'è il teatro? Come l'hai trovato nel... Perché poi questa domanda? Perché è una parte del... Allora, della io sono nostra... una grande spettatrice, mi piace tantissimo andare a teatro. Ho smesso da tempo di andare a vedere le compagnie amatoriali. Ok. Non che questo significhi avere grossi budget, perché il teatro ha stanze segrete, per esempio, tanto per non fare nomi, sì. Non ha neanche una compagnia, è come se fosse un teatro stabile che fa dei testi meravigliosi in uno spazio minimo, con poco pubblico, ma fa delle cose meravigliose, meravigliose, quindi non è un fatto di budget. È proprio di gusto. Io mi sono diplomata in una scuola di teatro, quindi riconosco se chi ho di fronte sa quello che sta facendo. Che è una delle cose. Solo questo. È anche una delle cose importanti, ne parleremo più tardi, perché è una delle tante domande che ci fanno i nostri amici qua, come si fa ad avvicinarsi al mestiere dell'attore, come ci si fa ad avvicinare al leggio, al doppiaggio poi magari ne parliamo un pochino così non esauriamo tutte le cose, però insomma, quindi vai poco a teatro nel senso che no, non, io vai vado molto a teatro. Non vai a vedere certi tipi di spettacoli. No.
ti sei... perché mi viene da piangere, sì. E non li faccio neanche. Certo, giustamente. Però quando eri sul palco, quando hai calcato le scene, com'era la sensazione? Cioè, poi arrivato il doppiaggio, ti sei appassionata al doppiaggio, hai lasciato il teatro, com'è andata? Allora, vuoi la verità? Dimmela. La verità è che già con la tua compagnia io facevo le vecchie. È la verità, è la verità. Era la zia, che cos'era? La zia, la... Vabbè, posso dire una parolaccia, amore? Devi. No, scherzo. Mi hanno sempre fatto fare le vecchie. Le vecchie, io avevo 20 anni e facevo le vecchie. Col doppiaggio mi è capitato, dice, mazza che bella voce, ti metto su una... della tua pazzesche. Età. No, meglio, più belle, più giovani, più... Per cui... Quindi diciamo ti sei... Mi sono divertita di più, divertita, diciamo, sì. Nei ruoli che ho potuto fare nel doppiaggio. E poi non credo che sia un mestiere di serie B. Alcuni dicono che i doppiatori si sentono un po' penalizzati. Ma de che? Bucio da culo. Mamma mia. No, sono uscita adesso da un film. Poi fai dei film francesi, sì, no? Vai a fare un film francese e dici: ah, je t'aime, oh mon amour. No, si urlava il mio personaggio. Ho fatto un turno, due ore e 10 minuti urlato. Di 3 ore di turno, cioè sono uscito, infatti ho la voce sgranata, è un disastro, quindi insomma culo ce lo facciamo anche ce a ce lo facciamo, a taralli. Però è anche vero che la mattina fai una cosa e il pomeriggio ne fai un'altra. Io credo che noi, il nostro ego sia molto controllato, quindi insomma ci sfoghiamo talmente tanto fuori che poi torniamo a casa e siamo così catatonici, bloccati. Le doppiatrici siano le mogli ideali, perché tornano a casa vanno in automatico. Tu hai bisogno di silenzio, di zero rumore intorno a te. Sì. Allora, io quando torno a casa ho 10 minuti in macchina di silenzio assoluto. Poi sale e fa bordello. Però quando torniamo insieme, anche lui ha tanto bisogno di silenzio, e parte con i rap. Io so tutto di Jamie Tights. Continua, dinne un altro. Easy. Bravo. Ah, poi mi fa: questo chi è? Questo chi è? Dai, te l'ho fatto sentire l'altro giorno. Dai. Allora, quando la indovino è tutto contento. Quindi io a volte anche in macchina, nel tragitto in macchina, sento stuff. Sì, per il fatto è che si mette a cantare anche lei è quello. Vabbè, è giustamente, è la melodia si accompagna, mica si lascia sola. Pure i controcanti mi fa. Quindi la musica però è una parte, una cosa che ti accompagna da quotidianamente, sempre, vero? Da sempre. Io credo di aver imparato a cantare prima che... A parlare. Cantavi in note, cantavi in musica, sì, sì. Parlavi io, in musica. Guarda, mi ricordo che studiavo pianoforte e ogni nota che suonavo la cantavo, finché la maestra, la professoressa di pianoforte disse: te prego, fai canto. Non ne poteva più. Ti ha cooptata praticamente, sì. Ti ha detto che cosa allora, devi fare. Figata. Allora senti, rompiamo il ghiaccio anche in musica, perché ci siamo scaldati con le chiacchiere. Sono le 21:22, siete in diretta su Radio Cigliano dopo cena con Sabrina Duranti e Tommaso Di Giacomo, e adesso è il caso, visto che di Tommaso abbiamo già scoperto un po' l'anima musicale e oggi la approfondiamo con altri 5 pezzi che hai portato. Assolutamente sì. Però adesso iniziamo a conoscere l'anima musicale di Sabrina. Qual è il primo pezzo che vuoi mettere? Guarda, quello che mi avevi annunciato? Il 5? Il 5? Il 5. Il 5, subito? Così. Immediatamente? Così. Allora, a senti, sono successe delle cose, vero Tommaso? Tra quando sei venuto a dicembre e adesso sono successe delle cose belle, descrivicele. Ah, cominci col 5. Dite perché lei presenta un pezzo e ne faccio parlare a lui. Perché? Adesso poi ne parlate insieme, però insomma il casus, descrivicelo tu. Beh, guarda, questo è un artista, secondo me, che ha talento. Potrebbe emergere veramente nel mondo della musica. Sì. Ha qualcosa di speciale, trasmette molto. Devo dire che bisogna ascoltarlo assolutamente e farlo conoscere al mondo. Tu Sabrina come lo trovi? Fico. L'unica cosa è che è un pochino stronzo. Ah sì? Cioè, a me starebbe antipatico. Ah sì, eh? Cioè non è da frequentare secondo te? Da evitare. Però da ascoltare sì.
Da ascoltare sì, però solo come personaggio, perché poi... Ah, ho capito. Ho capito che tutte queste maschere. E allora io direi che mentre torneremo poi con voi di Facebook e inizieremo a guardare, ci sono tanti WhatsApp che ho lasciato pendenti e che andiamo a vedere, io direi di mettere immediatamente questo grande artista, perché questo è un artistone importante. Sabrina, vuoi annunciare il disco per cortesia? Con grande emozione, con le lacrime agli occhi, voglio che tutto il mondo senta questo artista meraviglioso. E ascoltatelo, andate sulla radio, perché qua, lo sapete, non possiamo passare i brani. Anzi, scusa, questo lo possiamo passare. Dai. Amar for that I can't for I know that we come my own. I'm a novel made resistful. I started to win my thought. Ma chi sarà? È bravo. È bravo, vero? È bravo. A me piace. Anche a me. Io lo sento solido. Io lo sento biondo. Ah sì? Con la frezza magari. Con... Lo senti solido? E io lo sento solido, io lo sento io. Molto solido. Ah, ti parlavi del pezzo? Ma no, ah, del pezzo, di che? Attenzione, aiuto. No, no. Hai scatenato la pena. Mi ha fatto un effetto no, strano. Per carità, per carità. Allora, però, io sento, sento una bella pasta. Io devo dire che non è la pasta Barilla, ovviamente. Sento una bella pasta vocale. Sento anche un po' di tormento all'interno di questa canzone. Molto. Tra l'altro è una canzone che non è semplicissima, perché io non sento grossa orchestrazione, io no, sento un pianoforte. Acustica, piano e voce. È solo acustica, è un'acustica questa. E a quanto io so... Senti, senti, senti come rompe la voce, senti. Ma no, è bellissimo. Ma la sai già? Cioè, questo è un pezzo. Questo, scusate, ma quando è uscito? Mi aiutate a ricordare quando è uscito questo pezzo? Perché io non me lo ricordo. 2018. Sì, no, ma quando proprio? In che mese del 2018? Da quanto è uscito? Febbraio. Da febbraio, quindi è uscito da un mese e mezzo. Mm-hmm. È uscito su tutte le piattaforme digitali questo pezzo, Sì, Spotify, Apple Music, così via, anche in Corea. Anche in Corea? Sì, e c'è solo una stazione radio, quanto ne so. Ma in Corea del Nord o Corea del Sud? Credo sia del Nord. No, vabbè, cioè questo gira in Corea del Nord. Io ho chiamato Christina Young. Christina Young, Christina Young, con iPod, sente tutto no, quanto. No, perché vuole terra sua, capito? Sente bene. No, sentite, veramente, è un bel brano pieno, a me piace da morire, cioè mi piace molto, è sostanzioso. Ci sarebbe molto da dire su questi brani. Vero? Dici qualcosa? Una volta uscita dalla diretta, più che altro. Perché... Sì, perché adesso stiamo ancora con i fuori onda. Quindi ve lo stiamo facendo sentire alto e dobbiamo sempre parlarci un po' sopra qui su Facebook, ma sulla radio lo sentite pulito. Poi col podcast magari ve lo riascoltate. E questo entra nella rotazione di Radio Cigliano, nella Heavy Rotation da stasera. E quindi lo potrete sentire sentendo le app, con l'app di Radio Cigliano che vi potrete scaricare. Io direi che siamo pronti per disannunciarlo. 7, 6, 5 secondi. Il disannuncio tocca farlo a te. Devi annunciare nome e titolo. Talk is Cheap, Tommaso Di Giacomo. Bravo Tommaso! Bravissimo! Vabbè, mi sono era un molto po'... orgogliosa. No, vabbè, allora raccontami. Tu mi avevi detto che stavi... incidendo, che arrangiando, sistemando. Esattamente, no? L'ho detto nella scorsa intervista. Nella scorsa intervista. E poi è successo qualcosa. Che ha preso la che luce. Inciso. Che è inciso. Che è nato. È nato. Ci stavo già lavorando da un sacco di tempo. Sono stato in studio 5-6 volte. La volevo perfetta, cosa che non è. Ma non importa. Perché sono molto testardo e perfezionista, quindi mia madre, che ha assistito ad alcune registrazioni, può dimostrarlo, appunto. Emanuele! No, io scusa, te lo dico proprio, sono andato agli ultimi commenti, veramente. Allora, era qua, sono aspetta, questi però qua. Una cosa la devo dire, Emanuele Flammini è il pianista, è l'arrangiatore. Grande, grandissimo, grande, grandissimo, veramente, avete fatto un pezzo eccezionale. E c'è
Allora, direi molto bravo, adoro, grande Tommy, bravo Tommy, da Isabella Marucci, c'è Anna Rita Pasanisi che dice ciao, un bacio speciale a Sabrina, bravissimo. Amore. Avete ascoltato Talk is Cheap, mazza che pronuncia de merda, Talk is Cheap di Tommaso Di Giacomo, che è qui presente ed è il primo, il singolo di debutto. Sì. Allora, raccontami anche com'è andata proprio la pubblicazione di questo brano, abbiamo detto che è su tutte le piattaforme. Sì, innanzitutto vorrei chiarire che è una cover, perché è una cosa che ho detto più volte, anzi è la cover di una cover. Ah vabbè, cioè tu ti sei ispirato a la cover di una cover per inciderlo. Esattamente. E che tipo di differenze hai fatto dalla cover? Come l'hai fatta tua? Ho cambiato molte cose, ossia, non, a parte il sentimento, perché quando fai un pezzo non è mai uguale a un altro, perché ovviamente tu la storia a cui la colleghi è differente. Io penso sia inutile fare un pezzo se non ci metti dell'emozione. E ho cambiato alcune cose nella melodia e con l'arrangiamento che abbiamo fatto al volo con appunto Emanuele, che lo ringrazio davvero tantissimo visto che ci sono, grazie Emanuele. E abbiamo tirato fuori questa bestia di Satana. Vabbè, perché bestia di Satana? È bello, cioè è una bella cosa. E chiudere il disco, finalizzarlo, il momento in cui è arrivato, basta, non fai più modifiche. E poi... Cazzo. Perché cioè, ti penti? Poi, no, io non sto parlando di cosa fare del disco, di vendite. Sto parlando, tu lavori a un progetto, no? Ci passi, lo arrangi, lo monti e lo smonti. Quante volte l'hai smontato? Ah, sì. Mille volte, no? Sì, tu arrivi. Dopodiché a un certo punto lo finalizzi. E a quel punto sei soddisfatto o lo vuoi ancora smontare? Come funziona? No, tu a quel punto vorresti smontarlo ancora, ma ti fermi perché hai capito che basta così, perché c'è un limite da non sorpassare. E quindi dici, basta, ho faticato troppo e mi metto a letto. Ti metti a letto, ti sdrai, chiudi gli occhi, due secondi, li riapri, devo lavorare a qualcos'altro. si parte con una roba nuova, già pronta un'altra roba. E tua madre ti vede che scappi di casa mentre c'è il diluvio universale, corri verso lo studio di registrazione come un mongoloide. Senti un po', parlami di te invece. Progetto, bella signora, ma parlami di te nel senso che progetto, e a un certo punto, mamma, questo è il pezzo compiuto. Progetto, diciamo che penso di poter dire che abbiamo un rapporto molto vivo e vivace. Ne avete parlato anche in between? Ne abbiamo parlato, sentiamo spesso insieme musica, appunto cantiamo insieme, così noi facciamo dei lunghi viaggi verso i turni o verso la scuola, e quindi quella è una buona occasione per mettere a fuoco tante cose, condividere. Sì. E devo dire che noi l'abbiamo sempre incoraggiato, perché innanzitutto io adesso lui non sente. Chiudi la cuffia. Ti chiudo la cuffia adesso. Ma io credo che abbia veramente tanto talento. E credo che valga la pena inseguire i propri sogni, quindi tutto quello che io posso fare per aiutarlo, perché no? Anche solo emotivamente, certo, portandogli una camomilla quando sta senza voce, perché veramente lui esce col diluvio per andare a incidere o per semplicemente perché deve. Dopo questo pezzo mi sono preso le tipo polmonite. Le passioni si seguono, no? Altrimenti non sarebbero passioni. E poi mi piace perché lui è uno che fatica tanto, quindi con la scuola, lo studio, il lavoro. Non ci si perde, no. Non ci si siede. Sono sotto. Una mamma molto fortunata. Due Senti figli. Un po', guarda Ignazio che cosa ti ha creato Sabrina, che è veramente che il suo collage, quello eccezionale. C'è Libby Smith di Lost, Walking Dead, c'è Grey's Anatomy ovviamente, Sandra Oh, poi c'è Il Mondo di Patty, c'è Pretty Little Liars e c'è American Horror Story. Questo. E c'è anche Orange is the New Black, sì. Qua sotto. Guarda che bella, poi questa te la mando, questa è Ignazio. Lois Sevigny, per esempio, è un'altra attrice che io amo tantissimo. Che è quella... American Horror Story, serie di cui adesso mi sfugge il nome, che è quella che tu... Abbiamo fatto per la prima volta una piccola cosa insieme con Luca Ward, ti ricordi? Sì, lo ricordo. Emozionata a lavorare insieme? È stato orribile. No, è stato vabbè, orribile. Questo te l'hai detto anche di Suarez l'altra volta. No. Sì, la raccontalo, perché sennò sembra chissà che io cosa. Ero un docile bambino. Docile? Vabbè, non molto docile. Ma quella è colpa dei genitori, non è mia. Certo. Comunque, anzi, merito. Sempre colpa dei genitori. merito. E in ogni caso, Luca Ward, abbiamo fatto questo progetto. Io non mi ricordo se ero il proprio suo figlio. Ero tuo figlio? Sì. Okay. No, eri il figlio dell'amica del compagno. E vabbè, di lavoro.
ero in sala, entra mia madre e inizia a fare una scena di sesso. E io che ero gelosissimo perché non mi ricordo se era il momento... No, aspetta, ho doppiato una scena di sesso perché... Indifferente, io ero piccolo e geloso. Adesso sono sarebbe stato tremendo se fosse stato un incesto, no, nel capisci, film, capito? No, anzi, era proprio... Hai doppiato di peggio, la gelatina. Star Trek. Però, no, di Orville. Ah, ok. È biografo della madre, nel sì, senso che sa tutto. Sembra che io faccio solo scene di sesso. Sì, è vero. Una volta mi fece uscire da una sala per una cosa del genere. Vabbè, capito, era Orange is the New 14. Black. Sì, ho capito. È 14, mica ha detto 35, però scusa, è 14. Ho capito, ma a 14 non è che uno ne sa le cose. Capisci? Al mio a un certo punto è stata fatta la perquisizione. Ah. Back perquisizione. No, era effettivamente un po' forte. La rivisi. Ma non per lui, io non me la sentivo di fare questa cosa. Giusto. Giustamente, davanti hai ragione. Mi sembra poi assolutamente. Poi io sono legittimo. Timida. Diciamolo, ecco. Che non sembra. Invece sì. Però invece assolutamente sì. Allora, che è un cucciolo? Da Cepa Gatti, un saluto da Davide e Luna. Guardate ciao. Che carino, grazie. 328-7948-796 è il WhatsApp per essere insieme a noi. Continuate a mandarli perché ci piace e vogliamo essere super social con voi. Qui c'è Laura che ha fatto il suo solito collage, ci ha presi anche con la immagine della diretta e ci ha montati bello in questa maniera e dice un grande saluto a tutti quanti e noi salutiamo te, Laura. Ciao, ovviamente. Laura. Grazie mille. Questa è la maniera in cui potete essere super social con noi e potete condividere insieme a noi i vostri selfie. Oh, Alessio! C'è, guardate un po'. Aspetta che devo aprirli. Però questa è al contrario, non la posso però girare. Però io lui lo riconosco. Racconta. No, lui è Alessio. È un ragazzo che mi ha scritto per un sacco di tempo. Sì. E io ho un sogno, voglio fare doppiaggio. E un giorno ho detto, vabbè, dai. Sentiamo, un genio, un genio, per cui ha cominciato a lavorare, ogni tanto mi scrive, mi tiene informata sui provini che fa, sulle cose, io sono molto molto orgogliosa di lui. Questa è la tazza di Grey's Anatomy, la tu sei la mia persona, in inglese, grandissimi, sempre 328-7948-796 per essere super social con noi. Adesso lasciamo perdere, ma sta bollendo WhatsApp, lasciamolo sì perdere un attimo perché io adesso voglio approfondire, visto che abbiamo già conosciuto l'anima musicale di Tommaso, però voglio approfondirla andando con il tuo pezzo. Quale mi proponi? Io ti propongo di cominciare. Sì. Con il numero uno. Lo sapevo, ero sicuro. Questo è un pezzone, tra l'altro. Però aspetta, mi devo preparare. Sì, preparati bene. Tra l'altro questo è tratto dall'ultimo LP che ha fatto prima di avere una triste fine. Un piccolo incidente di quelli che a volte succedono quando sei un po' così, vedi, un po' catenazzo, un po' cavezzato, ecco perché tu ti sei portato gli ammennicoli per... No, ci ho pensato adesso. E allora, perché questo pezzo? Perché lui? Allora, perché ho cominciato appunto questo percorso, l'avevo cominciato già dall'intervista scorsa, ma non così apertamente. E pian piano vai scoprendo anche lati positivi e negativi di questo ambiente, molti più negativi. Tremendo, mamma mia. No, vabbè, perché è arrivato a 30 anni, che fai? Cioè, si fuce fucili tutti. E chi ci arriva a 30 anni? scherzo. Sento come se tutti avessero gli occhi puntati su di me. Ah, sì? Sì. Senti questa cosa? Sì, da quelli che mi sentono per la prima volta è come se sentissi da una parte quelli che hanno interesse in ciò che faccio e quindi guardano a distanza e dicono vediamo cosa succede, vediamo se spacca, e quindi sto un po' così lì, però alla fine se voglio farlo, quello devo fare, cioè devo buttarmi di testa proprio. E lui è uno che si è buttato veramente di testa. Lui si è buttato, infatti mi rivedo molto in lui e nella sua scrittura. Io ho letto molte cose sue, molti dei suoi testi, e mi ci rivedo molto.
E allora ascoltiamocelo, perché questo è veramente un pezzone strepitoso. Siamo nel 1996, febbraio del 1996, un mese dopo, un mese e mezzo dopo, ci sarebbe stata la sparatoria a Dallas, se non mi ricordo male, nella quale venne ucciso, e questo è uno dei pezzi che ci ha lasciato. Lui è Tupac, e questa è All Eyes on Me, in diretta su Radio Cigliano. Bellissimo pezzo, veramente bello, eccezionale. Questa è, forse te l'ho già chiesto l'altra volta, questa è la tua base, prima, dove appoggia un po' tutto? No, però è qui, nella mia scaletta, la mia base. La tua base. Però questo è un pezzo veramente eccezionale, lo sentite pulito su Radio Cigliano, scaricatevi l'app per iOS e Android, e se non riuscite a trovarla quest'app, basta che andiate, senti che, mamma mia, che cultura fenomenale. Chi t'ha adattato? Pochissimi, pochissimi. E questa è la pagina Radio Cigliano web, trovate QR code per dirla all'italiana, qui su la pagina, e inquadrandoli con il vostro telefonino verrete catapultati direttamente sulla pagina del vostro gestore di app, Google Play o App Store, dal quale potrete scaricare l'app per Radio Cigliano. Radio Cigliano, la radio di quartiere estesa a tutto il mondo, e qui trovate anche tutte le cose della radio, ci sono le dirette, i podcast, ci sta l'ascolta live, ci sono anche i video di YouTube in HD ripetuti qui, quindi andatevi a seguire questa pagina, ogni tanto andate www.radio.cigliano.org. Dunque, la voce Jordan di Scrubs, è vero, quella te la ricordi? Sì. Come stai a memoria di quello che doppi? Ti scordi tutto, vero? Un disastro. Mia figlia Costanza mi prende sempre in giro perché mi fanno: e tu che lavoro fai? Io lavoro in un negozio e faccio la commessa. perché poi mi semplice. Fanno sì, perché non nessuno gli frega niente di sapere che cosa vendi a quel punto, mentre se tu fai doppiaggio fanno, classica domanda, e chi doppi? E che ne so? E il vuoto, il vuoto. E quindi non... Sì, diciamo che ognuno di noi ha due o tre cavalli di battaglia che si ricorda per forza. Per forza. Però poi quando si va anche a cercare che cosa hai fatto oggi, io non è che non lo me lo so. Ricordo. Ma che stai molto. Facendo adesso? Vabbè, no, adesso però ne ho studiata un'altra nuova, che è anche vera peraltro. Adesso noi abbiamo firmato delle clausole di privacy, per cui non possiamo raccontare. Questa cosa a me mi ha salvato la vita, perché non posso, segreto. Io così dimentico tutto. Segreto di Stato. Un segreto. Non si può. Noi abbiamo i badge, non si può più raccontare. Quindi adesso posso dimenticare tutto senza paura. Senza paura. Te invece ti ricordi? No, infatti mi ha appena ricordato un commento più sopra, è un film che infatti, ho fatto. Infatti, lo stavo leggendo ma mi è passato. Ti ricordi il film L'ottava nota dove doppi Joe West? Forse uno dei tuoi primi film doppiati. Mi sa che era proprio il mio primo film doppiato. Sì, da antagonista per lo più, mi sa. Se non Sasha, ricordo Sasha si ricorda. C'è anche Sasha, Leonardo Graziano, che salutiamo. Leo, amore. Salve Sabrina, dice Giuseppe, spero si ricorderà di me. Vediamo se dopo Valentina Mari mi riesce ad azzeccare il contest con un'altra mia intervista. Allora, Giuseppe ti ha fatto un'intervista, sì, sulla pagina Giuseppe, come Giuseppe faccio? Bosso. Giuseppe Bosso, ma la pagina è telegiornaliste.com. Vero, una bellissima intervista. E allora devo dire anche altre cose. Attenzione, siamo in diretta sulla pagina voci.fm www, e anche sulla pagina Facebook. È un sito dove ci sono tanti colleghi, speaker, e ce n'è sempre un'impostazione. Avete bisogno di un jingle per la vostra radio? Chiedete, vi sarà mandato nel giro di poco tempo, a pagamento ovviamente. Quindi è una bella iniziativa. E siamo in diretta anche sui cartomatti. Simone! Allora, ciao Tommy con mamma Sabri e grande Ale, Simone D'Antonio. Saso, posso fare una domanda a Sabrina? Hai mai avuto un rapporto di amicizia come quello tra Cristina e Meredith? Per esempio, ce l'hai con Giuppizzo un rapporto di questo tipo, o con qualcun'altra? Il rapporto di amicizia fra Meredith e Cristina non è esattamente un rapporto di amicizia nel modo più classico, nel senso che loro vanno molto ognuna per la sua strada. Sicuramente, se intendi il poter contare su una persona e sapere che quella persona verrà da te quando tu dovessi aver bisogno, sì, ce l'ho un rapporto. Ce l'hai, sì. Che bello, vedi? Saso, ti ha risposto Sabrina. Torniamo in diretta. Tupac.
All Eyes on Me, tutti gli occhi addosso a me. Gran pezzo, primo pezzo portato a dopo cena con Stasera 22 marzo 2018 da Tommaso Di Giacomo. E sono le 21:43, sempre in diretta su Radio Cigliano, sempre in diretta per quanto riguarda la sezione radio sull'app, sempre in diretta su Facebook per quanto riguarda la parte video. Allora, esperienze al di là del teatro e del doppiaggio, ad esempio televisivo, cinematografiche, ti è mai capitato? Sì. E che ne dici? Com'è stare davanti alla... Mi piace un sacco. Ti piace molto, sì, anche quello? Forse pure di più del teatro, a parte le lunghissime pause, però sono stata anche molto coccolata perché sono stata presa dall'autista, portata sul set, camper a mia disposizione, 2 giorni di riprese, una figata, cioè è proprio una cosa molto bella. È bella. Mi sono divertita tantissimo. È una parte integrante necessaria forse, guarda, vero? Appunto, io ti dico, secondo me, e lì torniamo al consiglio che si dà ai giovani, no? Bisogna fare gli attori, non i doppiatori, bisogna fare gli attori. Dopodiché, quando tu hai provato tutto quello che ti piace, che ti stimola, questa è una professione così varia che si può fare in tanti modi. Quindi il doppiaggio è soltanto una piccola parte. Se ti diverte, fallo, ma se no ci sono altre possibilità. Forse diceva bene, adesso non mi ricordo chi, che Mario Cordova, che diceva: col doppiaggio abbiamo la fortuna che se fai l'attore e sei un grande attore, uno che fa tanto, alla fine della tua carriera quanti film avrai fatto? 100, 150. Totò credo ne abbia fatti 200, e veramente Totò era uno che girava 5 film all'anno, 6 film Sordi all'anno. Sordi anche, ne Sordi ha anche, ne ha fatti tantissimi. Ma a noi capita di aver doppiato migliaia di titoli, migliaia di, a parte i seriali, ma anche titoli dove siamo andati a fare il turno, il turnetti, 2 turni. Quindi comunque nel doppiaggio abbiamo la possibilità di esprimerci veramente a 360 gradi e di abbracciare tutti i ruoli, che per un attore è più complicato. Assolutamente. Questa è una dei vantaggi del doppiaggio. E poi aspetta, c'è anche un altro vantaggio grande, che noi siamo in tanti e possiamo lavorare, a volte magari siamo dei periodi, siamo io e te che facciamo moglie e marito in una serie, poi ti capita, e si approfondiscono anche tanto i rapporti, per cui veramente si ha l'occasione di scambiare in modo profondo, ecco, torniamo alle amicizie, ai rapporti umani, mettendosi a nudo, proprio raccontandosi la propria vita, i propri sogni, sentimenti. È bello, io lo amo tanto questo lavoro. È bello, è un lavoro che ti permette veramente di fare. E mi sento una privilegiata, davvero. Sì, siamo privilegiati sicuramente, e devo dire che alcuni non sono d'accordo, ma io continuo a dire, è uno dei pochi lavori meritocratici veramente all'interno dell'establishment del doppiaggio, secondo me. Se non lo sai fare, puoi spacciarti un po', ma poi i nodi vengono al pettine. Nessuno ti mette in condizioni di rovinare un prodotto solo perché tu sei l'amica di qualcuno. Certo. No, non è così. Magari puoi avere delle piccole parti, ma è vero, sono d'accordo, è assolutamente meritocratico. Allora, hai letto L'anno del sì di Shonda Rhimes? Si capisce tutto l'amore che Shonda ha avuto e ha per Cristina, ti dice lei. Sì, l'ho letto. L'hai letto? L'ho letto. Allora, foto doppiate, Lillo Carpino che ci sta seguendo dalle Canarie, da... Sai che lui vive lì. Beato te. È andato lì, ha fatto un bel coraggio, ha preso baracca e burattini e famiglia e si è trasferito alle Canarie. Non mi ricordo in quale isola, mi sembra Tenerife addirittura, credo, e che si occupa della grafica del nostro della nostra radio, mentre Gabriele Depeche si occupa della parte video, di tutto quello che sono i contributi video della nostra radio. Grazie ragazzi, sempre staff di Radio Cigliano. Sei bravissima Sabrina, dice Luca, in Catherine Bell in The Good Witch? Yes. The Good Witch? Yes. E che cos'era? Io non l'ho visto. No, come che cos'era? Che questa cos'è? È una serie che è iniziata con dei film, dei piccoli prodotti, molto carini, e poi è diventata una serie. Adesso sta già la quinta stagione e so che a breve... arriverà. Sì, perché lei ci fa sempre questi regali. Così io mi diverto tantissimo. No, non ho detto nulla. Non ho detto nulla. Sento, forse chi lo sento, sa. È una tua sensazione. Sento. Puoi avere una sensazione? Posso, cavolo. Che cavolo, direi. No, mi diverto molto e devo dire che piace a tutti perché
è molto semplice, poi lei è un po' maghetta, un po' streghetta, fa sempre gli intingoli, le cose, sa sempre tutto. E è l'unico personaggio buono che ho fatto nella mia carriera, le altre tutte delle stronze che ho detto. Vabbè, insomma, bene. Un po' di carattere, invece questa è buona. Tanto senti buona. Un po', ma te lo ricordi la prima volta che sei entrata in una sala di doppiaggio tu? E com'era? Com'è stato? Annarita Pasanisi. Mm. E io... Tu attrice, ovviamente. No, io ero già diplomata. Ok. Però il doppiaggio mi piaceva tantissimo, mi piaceva da prima. La prima volta che sono entrata in una sala è stata col gruppo 30, quando facevano i Puffi a via Barnaba Oriani, qualcuno se lo ricorderà. E io però non ho avuto coraggio di farmi sentire, perché non avevo cominciato neanche a studiare. E mi ricordo di aver sentito queste voci, Rinaldi, Renato Izzo, Gabriella Genta, cioè, e mi ricordo che nei corridoi sentivo che si chiamavano, io avevo dei proprio, sai, il cuore che ti batte forte. Sì, perché forte. Poi mi piaceva tanto. Queste voci che avevano delle facce sconosciute, ovviamente, non sapevi chi fossero, però poi erano le voci che ci hanno reso magico cresciuti, il cinema a noi, no? Cresciuti. Sì, perché poi io ero una grande fruitrice, sono ancora, di film, vabbè, le serie, forse c'era Dallas al tempo, cioè, due o tre anni fa. Quando si ama. Quando si ama. E quindi niente, dopo vari anni sono andata e ho fatto questo provino, punta di piedi con Annarita, che fu carinissima, e feci queste 4-5 righe. E lei mi disse: ma lo sai fare già? E io: sì, sì. Barando. Era la barando. Prima volta. Annarita, dove stai? Annarita, ha barato, ha barato. Però sì, ha barato bene, perché io me la ricordo, mi ti ricordo quando anche. Ma dai, io quando ho cominciato, mi ricordo proprio quando si ama, la prima volta che mi diedero un personaggio, dovevo fare 20 righe. Oggi 20 righe. Ci fanno ridere. Sì, vabbè. E io dovevo pensare a talmente tante cose, dovevo fare il campo, dovevo attaccare a sync, dovevo dirla pulita, dovevo fare la pausa, perché le pause sono fatte così, perché fuori campo, in campo. E a un certo punto mi ricordo che un collega a Scalondro mi prendeva e mi faceva fare i campi e ti guidava lui come un radiocomando. Sì, non riuscivo, mi sembrava una cosa difficilissima. Io sono stata fortunata, perché sono riuscita a fare il lavoro che volevo fare da sempre, probabilmente. Però ecco, appunto, è sicuramente merito. Tommaso, ma quando eri soprattutto sbaglio telecamera, quando eri più piccolo? Allora, sbagli pure tu, sì, come no, sbaglio sempre, faccio tanti di quegli errori, Laura. Tommaso, quando tu eri piccolo e necessariamente c'era bisogno di un accompagno al turno, perché non si poteva andare da soli, e magari ti accompagnava tua mamma, tu preferivi entrare da solo e lavorare da solo? Lascia perdere quello che faceva lei, che magari io pure, quando le mie figlie vanno a doppiare, un po' l'orecchio lo tendo da dietro la porta, poi non mi faccio vedere. Ma tu preferivi essere lì da solo o avevi bisogno di sapere che c'era mamma dall'altra parte? Perché questo non è per sapere i cazzi tuoi così, perché poi quando siamo ragazzini e piccoli facciamo delle cose che poi magari ragionate 5-6 anni dopo dici: ammazza che cosa che ho fatto, oppure che bello che ho fatto questa cosa, capito? Allora, non mi ricordo molto bene, ma credo preferissi che rimanesse fuori. Che stesse giusto? Fuori. Perché io da piccolo avevo molto questo mito del figlio di, e mi dava fastidio, e volevo distinguermi dal nome, dal figlio di Sabrina Duranti, che sono tuttora, purtroppo. Purtroppo, porca miseria, guarda, ma che dico tanta madre. Ma nel senso, adesso lo usano soltanto quelli che non ti conoscono, quindi nel senso, sì, certo. Io adesso nel mio ambiente non sono conosciuto come il figlio di Sabrina Duranti, almeno non che io sappia. Ma come Tommaso di Giacomo. Sì, infatti, tra l'altro hai anche il cognome differente, che un po' aiuta in tutto questo, certo. Perché Tommaso Duranti suona malissimo. Non è carina questa cosa, è un po' antipatico, No, è vero, suona male, Tommaso Duranti. No, suona benissimo, guarda. A me non piace. Non suona bene? Non mi importa di questo ragazzo, perché me l'hai messo? Ma io ho 94 nomi. Scusa, pensavo che ti servisse una compagna, ma cioè un artista. Ma non conosco questo biondo qui. Lui è Uber, no? È l'autista di Uber che l'abbiamo detto, vabbè, perché aspettare 3 ore di sotto? Vieni su. Ma certo, gli offriamo mi sembra un pezzo di pizza. Sì, ha mangiato. 21:53 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Sabrina Duranti, Tommaso Di Giacomo. Li stiamo scoprendo anche dal punto di vista musicale, e adesso io voglio, perché vedo delle belle selezioni da parte di Sabrina, voglio
anche il secondo pezzo di Sabrina. Quale possiamo caricare? Lo so. Allora, io direi il numero... Vabbè, il numero 4. La numero 4, dai, va in ordine inverso. Che bella questa. Questo è un pezzo... Mi hai fatto cercare una versione speciale che è una versione del 1974. Mi hai proprio chiesto l'anno precisamente. Sì. Lui, vabbè, è grandissimo. Lui è grandissimo. Strepitoso. Ma perché? Perché innanzitutto io amo tanto questa lingua. Bellissimo. E la amo profondamente. E poi perché mi ricorda i viaggi col mio papà, che aveva delle collezioni di vinili di questo autore, sempre con donne nude bellissime. Sempre, è vero, sempre, come no, sempre. Tette de fuori. Tette de fuori, culi, robe proprio. E che culi, perché qua stiamo parlando di un posto dove là sono... Cos'è questo, dov'è? No, ma scoprirai. Ah, okay. Più in là scoprirai. Adesso... Abunda si dice. Bunga. In portoghese si abunga, dice abunga. Abunga. No, bunda. Abunda. Sei un maiale. E niente, io sono molto legata a questo paese e veramente mi ricorda mio padre. E mi ricorda questi viaggi in macchina che facevamo, di grandi chiacchierate, la barca, che è un'altra passione che condividevamo. Lui non c'è più da molti anni, ma io sento in qualsiasi cosa la sua voce. La sua voce è un po' di mancanza. Grandissimo pezzo del 1974, dicevamo, Sergio Mendes, e questa è Você Abusu. Credo che si dica così su Radio Cigliano. Abusò, porca miseria, você abusò, perché vabbè, sono poco poliglotta. Bello, bello questo pezzo. Bella. Balli? Non adesso, non è che... La samba? Permette questo ballo. La samba? Balli, sei sambera? No. No? Come no? No, io sono casinara, che cioè se devo fare... Trenine, se devo massimo ballare trenino una festa, di Capodanno. No, per carità, trenino è l'unica cosa che proprio mi fa orrore. No, io ballo, mi piace, ma io sono così, festaiola. Sì, sì. Grande. Senti un po', trovarsi dall'altra parte della barricata nel doppiaggio, cioè... La direzione. La direzione, cioè, noi siamo abituati a stare davanti a questo signore qui, a questo oggetto qui, che è il microfono, che conosciamo perfettamente. E abbiamo rapporti con chi sta nell'acquario, no? Con chi vediamo attraverso il vetro della regia. Poi a un certo punto nella vita si salta il fosso e si va dietro. E che succede? Ma io... Allora, devo dire la verità, per me fare l'attrice è speciale, proprio mi fa impazzire, mi piace, eccetera, come dicevo anche prima. La direzione mi piace altrettanto, perché mi sembra di poter condividere quello che ho imparato con dei ragazzi che iniziano. A volte è chiaro, con i grandi colleghi professionisti, così si va sullo scherzo, cioè diventa un gioco, uno scherzo, e ci si diverte, il turno va via veloce. Però devo dire che mi è capitato di lavorare con i ragazzi, ho fatto un'intera serie con ragazzi, adolescenti, eccetera, e mi piace tanto crescere, far crescere e far esplodere il loro talento. Ma io parlo e tu guardi da un'altra parte. Ma tu, ciao, non ti preoccupare, Eleonora, Emanuele. Io sto preparando, ma ti ascolto. Lui è il musicista. Lui è il pianista. Lui è più il pianista. Andiamolo subito allora. Dicono una famiglia di artisti. Stavo preparando vero. Io ti ascolto, anche se non ti guardo, ti assicuro che ti ascolto. Vedi che devo fare un po' di cose qua. Sì, sì. 328-7948-796, quindi insomma dietro il vetro si impara quello che stranamente forse si afferra ma non si capisce bene mentre sei in sala. Sì, perché in sala devi pensare a tante cose e poi è poi un po', sai, il direttore d'orchestra, no? Devi mettere insieme la sinfonia. Io credo che sia... Poi pure tu hai fatto tante direzioni, quando cominci a vedere che tutti i personaggi hanno fatto le loro battute, che i suoni sono armonici, che hai creato una melodia, perché poi il doppiaggio comunque è un po' una forzatura, quando tu hai in qualche modo senti che hai rispettato quello che era il tessuto, beh, è proprio bello. È bello, sì. Aspetta che ritorno in diretta anche sulla radio. Você abusò, questa è la pronuncia corretta. Sergio Mendes, pezzo del 74, in diretta su Radio Cigliano. Secondo pezzo oggi portato
parlo come Yoda, da Sabrina Duranti a Dopo Cena Con su Radio Cigliano, la radio di quartiere estesa a tutto il mondo, radio del doppiaggio e dei doppiatori italiani. Mi permetto di metterlo in mezzo perché poi è un po' così e ci piace che sia anche in questa maniera. Stavamo parlando nei fuori onda della magia della direzione del doppiaggio, oltre che della magia del microfono, dell'essere in sala e del recitare come attore. E la parte dialoghista invece com'è? Oddio, l'adoro. Ma ci sarà una cosa che non mi piace? Ci sarà una parte, lavoro. Sì. Forse pulire il bagno è l'unica cosa dello stabilimento. Quello però potrebbe essere carino, vero? No, il dialoghista, tu ti sei cimentata anche come dialoghista, sì, ho lavorato sui tuoi dialoghi. E come sono? Belli, sono fatti bene, no, sono ben esitato, studiati. Non mi è piaciuto questo. No, perché mi stavo ricordando qual era il soggetto ed erano quei dialoghi di quella serie di detective che era Miss Marple, vero? Mi ricordo bene. Stavo Cuore. Cercando di agganciare. Ma perché di agganciare quelli diventano dei figli. E poi è fichissimo perché tu fai parlare tutti i personaggi secondo le loro caratteristiche, per cui cioè il cameriere senza svelare niente, poi sui gialli il dialogo è una cosa spettacolare, è molto creativo. Ma te hai mai pensato, Tommaso, adesso ovviamente è un'età nella quale devi stare davanti al microfono e ti devi esprimere davanti al microfono, ma hai mai pensato che proiettandoti un po' nel futuro, se magari anche la direzione in futuro, senza essere spocchioso o pretenzioso o quant'altro, se potrebbe essere una cosa che in un futuro ti può stuzzicare? Sinceramente no. Ancora no? Per ora preferisci esprimerti? Te lo dico apertamente perché non sono una persona che non ha peli sulla lingua nella vita in generale e in futuro non mi vedo neanche sul doppiaggio. Ah, è un rito di passaggio questo, sì. È una cosa di passaggio. Sì. Però funzioni bene al doppiaggio. Abbiamo detto l'altra volta che anche un po' critico nei confronti tuoi quando ti riascolti, no? Cioè sei un po' criticone. Sì, però allo stesso tempo mi piace. Per esempio io te l'avrò visto minimo 4-5 volte al cinema, però ogni volta andavo a vedere i difetti, quello sì. Però mi inizia a piacere dopo un po'. Sì. Ma perché ci vuole un po' di tempo, io credo, no? Ci vuole un sì. po' di tempo anni, quando tu anni. Dimentichi anche il sonoro originale e ti risenti dopo un po' di anni, allora apprezzi quello che hai fatto. Senti un po', ma se poi un genitore ha anche un compito un po' di guidare, di dare delle direttive a un figlio, no? Un figlio che fa il tuo stesso mestiere e due figli che fanno il tuo stesso mestiere Costanza. E che sono avviati, qual è il consiglio che tu da mamma potresti dare a loro? Che no, già io gli comunque dico sempre una cosa, ti sei divertito? È importante, vero? Secondo me quello racchiude tutto, perché poi può capitare di fare una cosa che ti piace meno rispetto a una cosa che ti piace di più. Magari quel giorno non ti va di fare il cartone, non ti va di ridere, lo devi fare. Secondo me è terapeutico. E sì. Quindi se... dici che è terapeutico? Dici che è terapeutico? Sì, secondo me sì. Secondo me è più o meno. Come la vedi? A me stressa un po' la cosa, però in fondo è il mio lavoro, quindi così. Ti stressa? Cioè, in che senso ti stressa? Ti stressa il dover entrare nel ruolo, il dover cambiare ruolo, il dover... Sì, ma anche in generale arrivare in contatto con le persone in ambito lavorativo, magari proprio perché ci lavoro con mia madre, ci sono state le volte in cui abbiamo avuto delle discussioni in macchina prima di arrivare, tipo 2 ore a litigare, arrivavamo là e lei faceva «Ah, ciao!» e io... Vabbè, ma che c'entra? Io non è che posso prendermela con chi incontro. No, ma poi nel nostro lavoro è necessaria una cosa, e secondo me è fondamentale, che tu puoi avere tutto un bagaglio di problemi e affari tuoi, ma quando sei lì, visto che stai sulla faccia di un altro che quei problemi in quel momento non ce l'aveva, quei problemi tuoi devono restare fuori dalla porta. Per quello secondo me è terapeutico. Sì. Perché in qualche modo ti impedisce di fissarti sul problema. E quando tu riprendi la tua vita dopo 2 ore, 3 ore ti sembra meno grave. Ti sembra... Secondo me sì. È come se fosse una passata di spugna, vero? Alleggerisce. È vero. Quindi il consiglio... Infatti si dice jouer, no? Sì, sì, play. Certo, play. L'unico... anche in spagnolo, se non ricordo come male. Come si dice? Che recitare si dice... È un sinonimo del verbo giocare, credo, se non ricordo male.
Non lo so. Non che mi risulti. Non ti risulta. Comunque in tanti in francese, in inglese. Allora, nello spagnolo che parlo io in tedesco. Sì. Sì. Quello sì. Quello sì, quello sì. Quindi insomma, essere, divertirsi, comunque riuscire a fare un lavoro che è artistico, che è difficile, che è complicato, che è complesso, però poi farlo con portando leggerezza. Con la leggerezza necessaria. Leggerezza ma professionalità ovviamente. Assolutamente. Sempre molto. Senti, dicevamo prima l'avvicinarsi a questo mestiere per chi soprattutto oggi si vuole avvicinare magari non avendo fatto un percorso attoriale prima. C'è tanta gente che adesso che del doppiaggio si parla diffusamente molto di più di prima, si avvicina a questo mestiere direttamente, andando direttamente al partendo, volendo fare direttamente il doppiatore. Tu che consiglio daresti a chi si presenta e dice io non ho fatto, non voglio fare l'attore, io voglio fare il doppiatore? Guarda, io, ecco, hai visto Alessio, ti dicevo, quel ragazzo, non credo che ci sia una regola, non credo che ci sia una regola. Mi ricordo che tempo fa, quando combattevamo per fare l'albo dei doppiatori, uno dei problemi che era venuto fuori era come si stabilisce chi fa il doppiatore, quanti contributi deve aver versato, e ci siamo resi conto che in effetti la nostra professione, cioè quando è che tu puoi dire che sei un attore? Quando hai guadagnato facendo l'attore? E se tu fai un film che sbanca al botteghino non sei un attore? Quindi non posso risponderti a questa domanda, posso dirti che secondo me se hai la passione questo lavoro lo puoi fare, se non hai la passione da quale porta tu voglia entrare? Quindi ci vuole un fuoco sacro di base. Sì, perché se no, adesso guarda il nostro lavoro, noi siamo 9 ore al buio, ma uno sano di mente. la banda dei matti improvvisamente. Ma perché? Vabbè, ci sono anche tanti che stanno al buio in lavori ancora più complicati e difficili del nostro. E non vanno in radio però? No, questo no, la sera se ne vanno a dormire direttamente, non vanno in radio. Cioè, devi avere la passione, io credo che questo sia. E poi qualcuno entra, sa fare il doppio, lo sa fare. Quindi ho fatto persona, qualsiasi tipo di scuola, sì, io ascolto. Una cosa però mi sento di dirla. Dilla. L'educazione. Quando entrate nelle sale, quando entrate in una stanza, un po' di educazione, perché a volte entrate in una situazione di cui non riuscite a cogliere tutti gli aspetti. Quindi un po' di delicatezza. Però non confondiamo educazione con timidezza, perché timidezza quanta è una cosa sbagliata. Quanta ce n'è? È non sapere una come, cosa non sapere come presentarsi, non sapere, certo, come rapportarsi, e quindi arrivi e ti metti un po' di lato, un po' defilato. Io da piccolo ero timido ed educato, quindi era un dramma. infatti, quanto mi piaceva. E l'evoluzione com'è stata? Da timido a educato a? Ah? Sono rimasto timido, educato. È rimasto e biondo. Ho più facce, semplicemente. E biondo. Sto biondo a te, te no, mi piace. Ah, vedi? Allora è un complimento. Proposto quasi. Okay. No, non te l'ho proposto. Vabbè, lui un giorno mi ha detto: mamma, ma se mi facessi biondo, dico sì, guarda, ti do il numero del parrucchiere, vai. Direttamente. È tornato a casa ed era biondo. Sì, sì, no, ma d'altra parte se non lo fanno adesso. E il papà che dice? mi ha detto, sono salito a casa, mi ha guardato e mi ha fatto: oh, Andy Warhol. Quindi non l'ho presa proprio benissimo il commento iniziale di mio padre. Poi lui è fotografo, quindi ti ha contestualizzato. Mio padre ha sempre un bel modo di dirmi le cose. È diretto, però. No, è il suo stile, ha il suo stile, capito? Scherza, sì. Vabbè, d'altronde. È uno scherzo continuo. È anche un po' il mestiere del padre. Chi è più rigido a casa, papà o mamma? Mamma. Mamma? Mamma. Mamma non ne fa scappare una? Veramente. Vabbè, sì, rispetto a papà. Sono più rigida io? Beh, sì. Che bello. Non pensavi? No, perché mi dicono sempre che io gliele faccio passare tutte. No, non è vero. È vero. Non parliamo di questo comunque. Beh, vabbè, per conoscersi, un po' marzullesca la cosa. Per conoscersi, per a quest'ora della notte. A quest'ora della notte. Siamo già arrivati alle 22:07. E se siete ancora con noi e siete tanti, siete in diretta su Radio Cigliano e siete all'ascolto di Dopo Cena con all'ascolto sulla radio e la visione su Facebook, Sabrina Duranti e Tommaso Di Giacomo. Quarto pezzo, tocca a Tommaso sceglierlo. L'hai già indovinato? No, adesso ci provo. Prima ci sono riuscito. Va bene.
ti do. Vediamo un po', vediamo se è quello che sto guardando io in questo momento. Qual è? Il 5. Lo sapevo. Ma sei prevedibile, sei un uomo prevedibile. Tu ti ritieni un uomo prevedibile? Affatto. Non lo so perché, però pensavo che fosse questo. Non c'è nessun motivo, era solo una sensazione. Infatti avevo capito che avevi capito, perché per stavi questo. Guardando l'ultimo. E quindi essendo buono, vero? Essendo buono e educato, mi è condisceso alla mia scelta mentale. Io credo che una delle mie qualità sia proprio l'imprevedibilità. Ah sì, Con me non ti puoi annoiare. Verità. Senti assoluta. Un po', allora, perché? Perché mi annoia fare le stesse cose più volte, cioè già due volte così, a meno che non si tratti di radio. Questa diventerà il meme della serata, sappiatelo, meme, come volete chiamarlo. Perché, non lo so, io a volte sento come se, anzi la maggior parte delle volte, come se la mia vita fosse un film. E quindi se io rianalizzo le scene o cerco di renderle io sul momento scene da film, dopo se vuoi ti racconto qualcosa, oppure proprio rielaborandole nella mia testa le faccio diventare come tali. Ma quindi scusa, nel senso che la tua vita è una grande fiction? Sì. Ti sembra una grande fiction? Sì, una grande. Che a un certo punto fiction. Qualcuno può dare lo stop? Sì, la morte. No, ma non quello! No, che cavolo! Sul serio, no, perché è alla fine del educato, film. Ma pessimista. No, Io stavo dicendo, ma no, non lo stop a tutta la vita. Sto dicendo che stai interpretando un ruolo e a un certo punto c'è lo stop e quindi da quel ruolo devi uscire. No. Io credo che ognuno giochi un proprio ruolo in ogni cosa. Appunto queste maschere che noi ci mettiamo. Un po' come se fosse scritto, un po' come se ci fosse una sceneggiatura. Io mi chiedo quanti dei sorrisi che vedo siano veri. È una bella domanda alla tua età, però. Cioè io ma facevo questa domanda alla tua età. No. Manco te, è vero? No. Non credo. No, la sua età no. Ma lui è così, d'altra parte lui compone, scrive, quindi è chiaro che si interroga, che osserva. Sì, no, per carità, certo. Sì, il suo temperamento sicuramente è così. Senti, invece, perché hai portato questo pezzo? L'ho portato sia per due motivi. Il primo, principale, cioè non è principale. Il primo è perché è stata la prima cosa che ho cantato in pubblico. Proprio il primo pezzo in assoluto. Mortacci. Posso commentare? Perché mi era stato consigliato. Perché io ho fatto un corso di recitazione e canto insieme a Alessandro Quarta e Sara De Santis, che sono marito e moglie adesso. E prima, ai tempi non lo erano. Ai tempi però, non è il peccato. Non lo erano. E feci questo corso e Sara proprio mi consigliò questo pezzo. Io il giorno dopo arrivai, appunto ero timido quando ero più piccolo e quindi non mi usciva quasi la voce. Me l'avevo preparato in una notte e tipo mi ricordo che scoppiai in un pianto assurdo e tipo tutti a consolarmi. E adesso però lo ricordi con gioia. Lo ricordo con gioia e poi non lo so, era anche un'occasione perché ogni tanto quando lo ascolto mi ricorda dei bei momenti che sto avendo con la mia ragazza. E allora, andiamocelo ad ascoltare, questo è veramente un pezzone. Ma questa è una cosa meravigliosa. È bello quello che ha detto, questo è un pezzo del 1975, non c'era manco il progetto di Tommaso all'epoca, veramente, ma forse neanche il nostro quasi. No, veramente eravamo quasi. Piccolissimi. Eravamo piccolissimi, ma grandissimo pezzo, sono i Queen. Strepitosa da portare sempre in tasca, Love of My Life su Radio Cigliano. Love of my life. E questo è il pezzo che ti ha consigliato come primo pezzo da cantare? Che comincia sì. Così? Sì. Arca miseria. Ci arrivavo, io avevo una voce altissima da piccolo. Sì, no, ho capito, però insomma questo è un pezzo che va su e giù, apre e chiude. Lo facevo bene. È vero. Io l'ho sentito cantare questa cosa per la prima volta. Sì, è vero. Che poi ho detto che mi ricorda momenti felici anche se il testo è triste, perché comunque sia mi ricorda un momento di ripresa più che altro. Quindi c'è, si sa il momento della calata a picco e poi della riemersione. Sì. Esiste già alla tua età. La mia riemersione è stata Talk Is Cheap. Perché io sto con la mia ragazza Sofia da ormai 3 mesi di più, anzi abbiamo fatto 3 mesi il 14 e sono stati 3 mesi molto intensi. Io quella l'ho cantata per lei in un periodo. Sabri, sto con la mia ragazza Sofia
ormai da tre mesi. Come cambiano le prospettive a seconda di dell'età. No, perché tu non lo dicevi, vero? Che facevi il complimese con la tua... Cazzo, sì, certo, capito? È ovvio. Però, poi però andiamo avanti con la vita e per noi tre mesi che sono? Tanti. Mi sta sorprendendo. No, è un gioco, me la servi e io devo approfittare. Ma mia madre l'ha conosciuta e io sinceramente ti posso dire che non sono più, perché un tempo lo ero, non sono più una persona che giudica così, prende quello che c'è. Io sono una persona a cui piace l'integrità, la maturità e quindi una testa più grande. Sì, infatti, c'hai veramente una testa più grande, la vedo insieme a te. Sentite, andiamo avanti con WhatsApp anche, c'è Tommaso che ci saluta e dimostra che ci sta seguendo. È vero. È proprio dimostrato, questo è un selfie fantastico, un contro selfie fantastico, 3287948796 per metterci la faccia come ce la stiamo mettendo noi. E poi c'è Francesco da Milano, eccolo qua con il suo solito primissimo piano, grazie per essere con noi, grazie per seguire Radio Cigliano, grazie per apprezzarci come le tante persone che ci apprezzano anche su allora c'è Luca, ma chiedevano anche altre persone. Sabrina, ma non sei su Facebook, che rapporto hai con i social tu? Sono una pippa nera. Vedi, come me, cioè, tale madre dalle figlie. No, mi un po' non sono tanto capace, io non riesco neanche a mettere le storie di Instagram, non è pane tuo. E poi allora la verità è che io ci stavo su Facebook, ero anche abbastanza attiva, commentavo Poi a un certo punto, con un aggiornamento del telefono, ho visto che delle cose che io avevo messo private erano state rese pubbliche e mi sono sentita violata. Hai mi ragione. Sono sentita è di pochi giorni fa il casino che è successo, sì, di Facebook, anche a livello più macroscopico. Questa cosa è successa un anno fa e a un certo punto ho detto, ma perché devo essere sottoposta a questa cosa che va a violare? Forse in realtà me ne sono solo resa. Aspettami un secondo. Love of My Life, Queen, in diretta su Radio Cigliano, è il secondo pezzo portato oggi da Tommaso Di Giacomo e quindi stiamo scoprendo, veramente, stiamo approfondendo, questo è il tuo settimo pezzo a Dopo Cena Con, perché ne avevi portati cinque, quindi stiamo veramente approfondendo con Tommaso la sua anima. Stavamo dicendo che nei fuori onda stavamo parlando della figura dei social, Facebook, Twitter, Instagram, e insieme a Sabrina, e immagino che Tommaso tu abbia una visione un po' più tranquilla del mezzo social, come lo vedi? Male. Niente, è la famiglia. Te l'ho detto, non li so proprio usare, infatti Marco Del Torchio mi sta aiutando moltissimo a fare le storie, sì, perché sono una pippa nera, infatti gli ho... Ma stai migrando anche tu su Instagram come un po' tutti quanti, cioè la mollata di Facebook e l'ascesa di Instagram. Facebook non l'ho mai usato se non da piccolo, rubato a mia madre, e Instagram ho cominciato da poco, ma già sono salito in poco tempo grazie appunto ai consigli di Marco. Quindi, insomma, grazie meglio in questo momento è meglio Instagram di Facebook, come... Sì, perché a parte che è un modo rapido per condividere le cose, quindi tenersi aggiornati, anche interagire con le persone, e effettivamente in questi ultimi tempi ho iniziato a girare il videoclip del mio pezzo Talk Is Cheap, e appunto con questa attrice Leonora Gaggero, che è un'attrice Disney, e c'erano anche Marco Del Torchio, che comunque sia un influencer abbastanza conosciuto, e Marco Leonardi, anche lui un influencer molto conosciuto ai livelli di Leonora, diciamo. E abbiamo postato una volta una storia, tempo 2 secondi sono arrivate le persone a Colosseo e tutti i posti a chiedere per aiutarvi a girare, per aiutarvi... No, al contrario. Cioè? A per chiedere... guardare? Sì, a chiedere foto. Che figata. Sì, però non a me, a lei. A me invece un po' questa cosa mi spaventa. L'influencer a che te fa pensate? Alla febbre. Vero? Un pochino sì, perché anch'io sono rimasto un po' così. Sì, oddio, c'ho un influencer oggi. Come quindi con i social tutti senti? No, ma mi inquieta. Fuori posto. Per esempio, una volta lui era in un centro commerciale e gli è arrivata una foto
che era stata mandata a Marco, questo suo amico, perché era stato riconosciuto. Quindi, ah, guarda, c'è Tommaso Di Giacomo lì, gli manda questa foto e nel giro di altri 2 minuti io la trovo inquietante, mi fa paura. Forse sono vecchia, ragazzi, non lo so, però troppa connessione. No, che è cosa vero che è inquietante, ma però, la connessione per me non è quella. Per me la connessione è ben altra. Sì, anche per me. Credo che queste cose invece un po' li confondano, gli facciano pensare che quella, questa roba qui che è un po' in superficie, ma ok, va bene per condividere un pezzo, per, però che non sia solo quella la realtà. Questo credo che io e mia madre abbiamo non affondare col naso nel telefonino giorno e notte o nel tablet, perché poi non guardi, affonda il naso nel prato e vatti a fare, non guardi gli alberi, non guardi un uccellino, non guardi niente, non guardi quello che ti accade intorno, non guardi le buche, cadi, non sai le strade, sei fuori dal mondo pensando di essere connesso. Sì, ma questo non solo per la tecnologia, anche nella vita di tutti i giorni, anche se non stai al telefono e ti concentri sulle cose effimere, quello già stai perdendo connessione con qualcos'altro, magari. Dici, eh? Dici, secondo me sì. Hai perso qualche cosa. Vabbè, capisco perfettamente, anche se io trovo veramente molto bello il fatto che ci sia la connessione. Faccio un piccolo esempio. Mio padre era il fratello di Fausto Cigliano. Come no? È andato con lui, ha fatto delle trasmissioni, ha fatto delle cose anche in televisione, quindi non era proprio l'ultimo all'esterno del mondo. Se tu digiti il nome di mio padre su Facebook non esce niente. Se tu digiti il nome di mia figlia su Facebook esce qualche cosa. Cioè è assurda questa cosa, però è così. Quindi trovo che sia bello sicuramente questo. Da un altro punto di vista c'è che se ti ci perdi dentro, esatto, un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, che giri 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 ma poi dove sei andato? Guarda, io trovo affascinante proprio l'idea della rete, cioè di avere a disposizione una rete di informazione globale. Quello mi piace da morire, per cui io non so, leggo un libro, non so una cosa e la vado a cercare e immediatamente la trovo. Ed è tutto a portata di mano. Noi portavamo i garzantini, non so se tu te li ricordi. Come no, porca miseria. Quegli arancioni. Ecco la vera Farmiga. Quella cos'è? Non sono io, non, no, eh. Non so chi non sia. Sono ma io. Non no, so, amore, no. No, che vabbè, carina. No, no, al limite l'ha doppiata. No. Neanche? No, no. Vabbè, no, ma non la metto, questa foto è tremenda. Però mi sto perdendo un sacco di vostri controselfie, adesso li mandiamo in onda. Quindi insomma, per chiudere e per stringere, va bene, soprattutto Carlo che dice? E io che l'ho conosciuta che recitava Bernarda Alba. Oddio, Carlo. Lo so, so cosa Carlo. Che succede. Però diciamo, per chiudere il discorso dei social, Sabrina non è su Facebook e quindi non la potete trovare. No. Mentre Tommaso su Facebook c'è, l'abbiamo già fatto vedere, ma tu questa pagina la usi anche? No, affatto. Niente? Non che foto, più. Manco la faccio vedere? Ma falla sì, la vedere, faccio però, vedere. Però non la uso. Non la usi più, questa è la pagina Tommaso Di Giacomo, ma la usa veramente poco, infatti ogni volta che gli scrivo qua non mi risponde. E quindi ah, mi scrivi? Ogni tanto, però ho capito che ti devo scrivere su WhatsApp, sì, direttamente. Comunque questa è la pagina di Tommaso, immagino che se magari il prossimo video, se lo pubblichi eccetera eccetera, magari ce lo metterai sopra. Assolutamente sì. Quindi lì è Instagram, e comunque su Instagram invece c'è la tua pagina, andatela a vedere, mm-hmm, perché è un po' più ricca. È un po' più ricca e ci sono più cose. Diciamo che sta prendendo un po' piede il fatto di vedere piuttosto che di scrivere. Adesso ci stiamo semplificando ancora di più. Mi piace. Ti piace questa sì, cosa? Sì, sì. È meglio? Sì. Meglio che scrivere, anche perché forse scrivendo scrivi anche tante cazzate, vero? Sì. E quella è una cosa abbastanza importante. Allora, questi mi sa che Marco e Alan li puoi descrivere tu. Sono Marco e Alan, eccoli qua. Che bella Tommaso, era il commento della foto. Ciao, grandi 328-7948-796. Seguiteci. Mentre invece questo è Giuseppe Bosso che ci sta scrivendo da Napoli e con la sua tazza, perché lui la sera una tisanella se la deve sparare sempre e fa bene. Telegiornaliste.com è il sito, e tra l'altro questa è la pagina di Telegiornalista, eccolo qua con la tua intervista e i capelli lunghi. Sì, infatti tu c'avevi i capelli lunghi per una vita. Trauma.
Trauma. Poi gli anni passano. E poi gli anni passano e si cambia. Avevo anche un altro WhatsApp, però guardate che fico, Ricky, e non mi ricordo come si chiama il gatto. Miao. Lumière, lui che è Lumière, sì. Sì, che ci stanno seguendo, e Lumière che protesta un po', forse avrebbe qualcosa da dire anche lui. Sempre 328-7948-796. Noi adesso andiamo con un pezzo musicale che è il terzo pezzo di Sabrina, dopodiché preparatevi per il contest, perché dopo questo pezzo toccherà a voi. Memorizzatevi sul telefonino 328-7948-796 e loro leggeranno, prima Sabrina e poi Tommaso, una clip neutra, in maniera neutra, trattano il loro doppiaggio. Starà a voi indovinare da quale doppiaggio è stata tratta. Chi vincerà avrà in omaggio la loro foto autografata con tanto di dedica. Sabrina, cosa passiamo? Ah, io ti propongo il numero 2. Il numero 2. Allora, lui, quando ho scoperto, perché poi arrivano le notizie, no, che se n'era andato, ci sono rimasto tanto male, veramente. Sì. E devo dire che io una volta lui lo conobbi all'inizio degli anni Ottanta, quando un giorno bazzicai in un appartamento dei Parioli. C'era lui e c'era... poi ve lo dico, il DJ, quello più importante che aveva fatto tutte... Paolo Micioni. No, Micioni, l'altro. Vabbè, poi vi dico chi era. Stavano lì a RDS, Radio Dimensione Suono, che ancora non era RDS, ancora non era un network. Era una stanzetta dentro un appartamento ai Parioli, dalla quale trasmettevano con delle attrezzature più o meno di fortuna, ma veramente stavano lanciando la radio privata. Era il momento di grande lancio della radio privata. Perché hai portato lui, che tra l'altro ha un featuring interessante in questa canzone, veramente straordinario. Sì. Veramente straordinario. Sì, non ho scelto proprio il classicone suo degli anni Ottanta, che avrebbe sicuramente... Ma questo è proprio un pezzo che io adoro, perché io ho lavorato per lui. Ah. Io lavoravo al fan club e quindi avevo contatto con le fan. Mi piaceva moltissimo lui e per un periodo ho lavorato nella sua casa discografica, ero una ragazzetta proprio piccola. E mi ricordo che mi invitarono, perché avevo venduto un certo numero di biglietti, a questo concerto, e questa canzone la cantava con lei. Col featuring. E io che sognavo di essere lei. Io volevo essere lei. Lei ha una voce pazzesca. Lei è meravigliosa. L'amo. Veramente geniale. E allora, chi è che ha fatto un featuring negli anni Ottanta strepitoso, geniale, insieme a Michele Puccioni? Chi l'ha fatto? L'ha fatto Rossana Casale. Lui è Mike Francis, grande degli anni Ottanta, forse è stato uno dei primi che si è stato trasmesso su Radio Dimensione Suono. E questa è un pezzo del 84, si chiama Let Me In. Bella, bellissima. Tra l'altro, grandissimo pezzo. Questa è la versione... No, non ho preso la versione estesa. C'è la versione estesa. Quella è lunghissima. Perché c'erano i 78 giri, ti ricordi? Sì, i 33. No, c'era la versione estesa che era dietro. Non era un 33, era che aveva tante canzoni. No, era c'era, solo c'era il disco mix. Sì, esatto. C'era il disco mix. Che c'era la radio edit, che è questa. Esatto. E però la parte che si sentiva, che mettevano in discoteca, era l'extended version, il disco mix, come si chiamava all'epoca. Sì, che era, credo, 7 minuti e 50, una roba del genere. Sì. Con lei che qui la sentiamo nelle grandi estensioni. Di Rossana Casale. Ma... Io mi ricordo di aver visto le prove del concerto e lei era lì. Certo. Vabbè, ragazzi, io sento questo pezzo e mi sento il cuore che mi scoppia. È bello. Bello. È bello veramente. Domanda per Sabrina e Tommaso: qual è stato il doppiaggio che proprio non riuscivate a fare e quello che nel doppiarlo vi siete commossi? La domanda la fa Alberto. Ma non insieme. No, insieme. Cioè, qual è stato il doppiaggio, diciamo, più difficile di emozione? No, io che uno non più. L'ho fatto. No, l'ho rifiutato, che era un film di Tinto Brass. Non ce l'ho fatto. Qual era? Te lo ricordi? Boh. No, aspetta. Te lo ricordi? Me lo devo ricordare. E intanto, Tommaso, te la giro anche a te la domanda. Il doppiaggio che ti ha fatto spremere di più qual è stato? Che ti viene in mente, che ti ricordi? Non mi ricordo un titolo, ma mi ricordo che agli inizi, quando ho iniziato a lavorare di più, che sarà stato i tempi delle medie, seconda media sarà stata, e iniziai questa serie, però era un personaggio di puntata, e a questo praticamente succedeva di tutto,
E alla fine ricordo che gli moriva la madre davanti. Mamma mia. In una scena atroce. Tremendo. E mi ricordo che dovevo piangere, iniziai a piangere veramente facendo quella scena. Vabbè, bello, perché vuol dire che c'era trasporto, che c'era... Anche troppo. Infatti, meglio, uscì dalla sala e mi fece i complimenti. Io, ah, grazie, sì, tutta interpretazione. Invece c'era un magone. Sabri, tu ti ricordi qualcosa di complicato, di particolarmente emotivo? Abbiamo fatti tanti, e ci siamo emozionati tanti. Tante volte, quindi non è che... Diciamo che io... Guarda, perché... Paolo dice, voi date voce alle emozioni, non capisco chi vi critica, l'ho aggiunto, però insomma... Nessuno. Voi date voce perché alle emozioni... No, assolutamente sì. No. Che ne so, Vincent Cassel, per esempio, oppure... Chi? Vincent. Vinsanto. Vinsanto, capito? Cioè, che ci pucci dentro... Manco un tozzetto. Un tozzetto, sì, un tozzetto. Ti ricordi qualcosa? No. Niente. No, non, sinceramente no. Ripeto, soltanto questa cosa di Tinto Brass, che mi capitò di fare una volta un turno, c'era lui con uno stuolo di ragazze. Eccola. Non la possiamo far non sentire possiamo, qua. La potete ragazzi, sentire sull'app Radio Cigliano. Mi piacque tantissimo l'uomo che guarda. L'uomo che guarda, come no? Sì, l'uomo che guarda. Io avevo già i turni. Però ho cominciato a non dormire la notte, ho detto no, non ce la faccio. Ma senza averlo visto, immaginando solo che potesse essere. Non ce la posso fare. E avevo ragione. No, perché allora lui, quando avevo fatto quel turno, era venuto lì vicino a me e faceva, allora guarda. Era un po' entrante, diciamo. Era un po' ficcante, diciamo. Era un po' ficcante. No, aspettami che quindi... finiamo in diretta il discorso. Mike Francis e Rossana Casale, Let Me In, quinto pezzo portato oggi, il terzo di Sabrina Duranti, in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena con Sabrina Duranti e Tommaso Di Giacomo. Stavo parlando di un'esperienza nei fuori onda che ha avuto Sabrina con Tinto Brass. Tinto Brass, si sa, no, se ci segue, ciao Tinto, ma insomma Tinto era uno che quando faceva i film ci metteva di suo, e anche nel doppiaggio, diciamo che... Era sempre presente. Era sempre ben presente. Era ben sì. presente. Non no, demandava. Allora, innanzitutto devo dire che sapeva esattamente quello che stava facendo. Era un grandissimo professionista, un grandissimo regista. Quindi non era, il mio problema era proprio il mio, che mi sentivo fuori posto. Un pesce fuor d'acqua. Un pesce fuor d'acqua, perché lui, quando mi dava delle indicazioni registiche, aveva assolutamente ragione. Faceva, voglio sentire il momento in cui proprio ho capito e io feci. Aiuto! Me lo devi far sentire. Se ti sentivi un po' troppo Moana in quel momento. Ma sì. Che? Ma io vado a fare la torta di cioccolato, per favore. Non è per me. Quindi avevo i turni fissati e poi io per quella società non ho lavorato per anni, perché se la sono presa tantissimo. Vabbè, però uno può avere anche delle remore. Ma perché no? Scusa. No, ma io ho sentito, e questo mi ricordo di averglielo anche detto, che non avrei lavorato bene. Serenamente. Cioè non sarei riuscita a dare il massimo, perché avrebbe prevalso il pudore. E allora di fronte a questo ho rispettato il loro prodotto e anche me. Hai fatto una rispettata totale. Beh, e c'hai sì, ragione. Sì, dunque c'è Marco nei controselfie al 328 7948 796. Marco da Milano che ci segue e che dà la prova provata che ci sta seguendo, perché c'è sotto l'iPad con noi. Quindi, siamo giallorossi. Eh sì, siete un po' giallorossi oggi. Bello. Con questo taglio un po' un po' orizzontale, no? Che inquadra i... E poi c'è anche Alessandro che fa il solito selfie contro selfie, sovrapponendosi a noi come bellissimo. Se fosse un... La fotografia è una passione anche per voi, perché c'è in famiglia chi ne... chi la fotografia... Io ho la passione per Photoshop. È vero! È pazza! È vero! Ti piace molto, eh? Moltissimo. L'effetto calza è... No, qual è? Proprio tutte le... tutta dritta, capito? Ah sì? Un chirurgo plastico, esatto. A casa, no, infatti raccontavo delle cose allucinanti, delle sì, volte fa delle cose allucinanti, è vero, le mando anche a lui. Vabbè, ma giustamente. No, una volta stavo mi ha fatto delle foto, perché avevo avuto dei problemi con i capelli, mi si erano bruciati per la tinta, e quindi mi aveva messo sto coso in testa, sembravo E.T. e ha deciso bene di farmi delle foto, e siccome si vedevano appunto, stai togliendo la cosa che più attira tutti gli altri difetti del mondo,
e decide di applicare Photoshop e mi manda me con la faccia di Alvaro Soler e dice vedi che sei bello pure così. Photoshop è creativo, creativo, certo. Opere, bellissima. Opere d'arte. Te lo faccio vedere, quella foto è bellissima, e considera che gli avevo tagliato qua perché aveva in testa un impacco di olio e la carta stagnola intorno, quindi lui stava così e io poi gliel'ho tutta modificata, effettivamente era molto carino. Infatti io ho messo Belen in faccia. Poi dice che non sorrido mai. No, dice che non sorrido mai. Sta zitto, quella non sarebbe male come cosa. Dice che non sorrido mai. Intanto ci sta Emilio che ha mandato un paio di me l'ero persi. Per me Sabrina era perfetta con Charlize Theron, La leggenda di Bagger Vance, un film molto bello. Spero la doppiasse più spesso. E lì no, l'ho doppiata anche su quello con De Niro, Man of Honor. Sì. Vabbè, intanto c'è Carlo che ci dice, allora Carlo di solito ci segue da una macchina in mezzo alla neve a Limone Piemonte perché trova un punto, un hotspot e si mette in macchina. Lollo! E ci segue, aspetta adesso lo mandiamo, e ci segue, però dice che oggi è raffreddato quindi non ci può seguire da mezza neve con la macchina, quindi ha detto che ci segue un po' da casa e poi ci rivedrà su YouTube. Stoico di Radio Cigliano, grandissimo. E invece questo che dice, solo Sabri conoscerà il bruco Gianluco. È vero! Il bruco Gianluco mi deve salutare. E poi promesso. C'è un commento a Tommy e dice: Tommy è presente quanto una patata a un concorso di palme. Beh, nel senso che io mi sto allargando. No, però ricordiamoci, mandiamolo, perché è giusto, ha scritto, ma poi manda anche la fotografia. Sei. Ricordiamoci che Tommaso è già venuto, cioè questo è un bis anche a distanza ravvicinata. Sei accompagnatore stasera. Io sono l'accompagno. Quando le mamme accompagnano i figli ai turni di doppiaggio, li accompagnano e si mettono nel salottino buone buone ad aspettare che finisca, e questo è un po' il ruolo di Tommaso oggi nell'accompagnare. No, allora, no, signore e signori, è passato il quinto brano, è il momento del contest. Aguzzate bene le orecchie perché è il momento di indovinare qual è il doppiaggio che stiamo per proporvi. E Sabrina e Tommaso hanno portato due doppiaggi, due clip, io le ho trascritte e ho estrapolato l'audio da queste clip per darvi la prova vera di quello che poi ascolterete. Adesso tocca a voi. 3287948796, solo su WhatsApp i voti. Io vado a posizionarmi all'ultimo WhatsApp che è arrivato, anzi guarda, Marco del Torchio che stava parlando. Perfetto, abbiamo esaurito per ora le fotografie. Bravo cantante, cosa puoi dirci sul chiede, oddio chi è che ce lo chiede, Fabio chiede cosa puoi dirci, ma lo diciamo dopo, di Luca Tesei e gli altri colleghi giovani in IT, anche poi tutto in separata l'hai fatto, vero? Sì, ma ho dei commenti su uno in particolare, li facciamo dopo però, dopo. Questo è il momento del contest, io mi sono posizionato all'ultimo messaggio, adesso inizia Sabrina, hai lì la tua clip pronta, e la leggerà in maniera neutra, più neutra possibile, senza fare il robot proprio, starà a voi indovinare. Allora vi do un piccolo suggerimento, vi dico che uno dei due è stato perfido, ok? Non so chi dei due è stato perfido, uno dei due però sì. Allora, signore e signori, a dopo cena con, vi ricordo le risposte solo e unicamente su WhatsApp, questa è la clip di Sabrina Duranti. Ci chiameremo due volte al mese e ci manderemo sempre SMS. Prenditi cura di lui. Deve essere preso in giro almeno una volta al giorno o diventa insopportabile. Non salire su aerei piccoli che possono precipitare e non mettere la mano in corpi che contengano bombe e non offrire la tua vita a uomini armati. Non farlo, non fare l'eroina. Tu sei la mia persona, ho bisogno di te viva. Tu mi rendi coraggiosa. E questa è la clip di Sabrina Duranti, assolutamente impossibile capire da che cosa sia tratta, veramente non capisco com'è possibile che qualcuno possa indovinare, ma adesso dobbiamo fare un bis perché Tommaso era già venuto e aveva già portato una clip della quale non diciamo niente perché dobbiamo essere neutri completamente, aveva già portato una clip ed è stata indovinata l'altra volta. Io ti rimetto la base da capo e questa è la clip di Tommaso Di Giacomo. Fa così emozione. Resisti un altro po', ok? Se n'è andato, l'uomo cattivo. Presto saremo a casa, dove avrai un letto tuo per riposare. Potrai mangiare tutti gli Eggos che vorrai. Potremo andare al ballo. E questa è la clip, diciamo, un po' più
ostica, possiamo metterla in questa maniera? No, la indovinano. La indovinano, ma c'è una parola chiave. C'è una parola chiave, è vero, c'è una parola chiave. È stato un po' hitchcockiano in tutto questo, tutto misterioso, ma poi ha dato uno spunto. 3287948796 è il WhatsApp, ne sono già arrivati una cifra. Quando avete mandato non scrivete altre cose perché scalate la classifica, io vi devo tenere fermi qui sulla chat. Quindi se avete mandato la risposta rimanete lì, mi raccomando. Io devo dire intanto Marco chi è la persona che ha indovinato questa clip, e così andremo a vedere poi la clip, la seconda clip chi è. Adesso vi diamo un po' di tempo per ragionare, stanno arrivando un sacco di messaggi, siamo molto contenti di questo terzo pezzo di Tommaso musicale. Quale carico, quale monto? Il 2. Il numero 2. Allora, questo è un pezzo abbastanza recente, è uscito da pochissimo, è uscito da poco 2017. Tempo, nel 17. Perché hai portato questo pezzo, Tommaso? Perché anche questo mi rispecchia, io scelgo sempre le cose che un po' mi rispecchiano, altrimenti non le ascolterei. E non sono tipo da Despacito, sinceramente, è proprio... però trovo giusto ascoltare anche quello alla fine, perché è bene conoscere tutto quanto, in ogni caso. E ho scelto questo pezzo... perché appunto, come dice il testo, l'artista ha molta paura di deludere. Io ho molta paura del giudizio delle persone, ho sempre avuto questa cosa e non riesco a mascherarla, sfortunatamente. Quindi per me la parola di una persona negativa, la parola negativa di una persona vale quanto un commento positivo di altre mille. Mi soffermo sempre più su quello, infatti è un mio grosso punto debole. E in una parte del pezzo verso la fine dice: cercavate di togliermi la sicurezza, beh, ci siete riusciti. E è una cosa che purtroppo succede anche a me, ma spesso viene riportato con i piedi per terra. Per esempio io durante la lavorazione del videoclip, sai, entrando un po' in quel mondo ti perdi, cioè perdi di vista i veri motivi per il quale vuoi fare qualcosa, i motivi che non fanno parte dell'effimero. Quindi sai, tu non, se ami davvero la musica, dubito che tu lo faccia per soldi, per fama, per successo. Io per esempio lo faccio per trasmettere, perché mi è sempre piaciuto trasmettere, e con la musica mi viene spontaneo e riesco a conoscermi da solo addirittura. È come se ogni pezzo fosse un nuovo modo per scoprirmi. E per me è così. È così. Profondità pazzesca. Adesso ti metto in difficoltà, cioè tu hai sentito che cosa... Tu stavi là, tu lo conosci bene, però insomma, mamma mia. Però allora ci sentiamo un pezzo, un po' Despacito. Riprendiamo. Sì, improvvisamente è il trenino, quello di Capodanno, serve qua. Però ci ascoltiamo questo bel pezzo, due grandi, ma lui è ancora più grande di tutti. Featuring è di Beyoncé in questo brano, ma il brano è targato Eminem ed è un pezzo del 2017, Walk on Water su Radio Cigliano. Senti che fito, diciamo, sai, ho chiamata prima che mi è capitata. Virtuosismi. Sì. Senti un po', hai detto una cosa, che tu soffri il giudizio degli altri e che il giudizio di uno può mettere in ombra il giudizio di 100 addirittura, cioè può essere più pesante per te, il giudizio negativo ovviamente di uno può mettere in ombra il giudizio di 100. Sì. Adesso questa è una bella affermazione, nel senso che camminare, walk on water, cioè veramente affondi un pochino con questa consapevolezza. Non trovi che il fatto di avere il conforto dei 100 renda quell'uno meno importante o quant'altro? Cioè ti pesa veramente così tanto? A me in prima persona sì, tantissimo, però... Recentemente ho conosciuto una persona che mi ha riportato con i piedi per terra, che io considero come fosse mia sorella, però della quale non farò il nome perché è un personaggio conosciuto sui social e abbiamo deciso... Che non si deve fare. Abbiamo deciso di restare fuori dalla situazione dei social perché appunto dal primo giorno in cui abbiamo parlato, a noi siamo stati presentati, ossia ci hanno detto: ah bene, tu la conosci per fama, lei ti conosce per il pezzo, incontratevi. Ci hanno messo in contatto, ci siamo conosciuti, è come me. Lei ha 18 anni, ma
alla mia testa e parliamo appunto di questi argomenti che tu ti scandalizzi quando io tiro fuori. No, no, non mi scandalizzo, mi interessa perché sono argomenti profondi e mi interessa capire come vengono gestiti in una personalità che per forza di cose non è ancora una personalità che, cioè, poi sì, però generalmente non è una personalità che è arrivata ad un punto fermo, che è una personalità ancora in avanzamento veloce. Sì, quindi io mi ha chiesto di me, sono una persona a cui piace ascoltare, quindi ho ascoltato tanto, però ho dato anche la mia opinione reale, non c'è stato bisogno di nessuna maschera, che invece spesso tendo ad applicare per paura di essere giudicato, per l'appunto. E invece lei, dicendo soltanto sì, però ti consiglio di stare attento a non dimenticare il tuo obiettivo, mi ha riportato giù, mi ha fatto dimenticare tutti i commenti. E da quel giorno, certo, da quel momento ci sentiamo tutti i giorni. Almeno poi per è un giusta giorno. Questa cosa, cioè comunque tu hai un obiettivo, poi ti possono dire quello che vuoi, ma l'obiettivo lo stai portando avanti tu. Sì. Tu puoi avere delle piccole correzioni, possono aiutarti a rimettere un po' sul binario magari, ma i binari sono i tuoi, non sono quelli degli altri. Sai cosa? Il binario a volte va costruito. Quando si perde il treno, certo, si va a piedi. Senti un po', Sabrina. Sì. Mi metto qua così, sono in questa telecamera. Ma questa profondità. Tu come sei? Sei anche tu una che se hai se trovi una persona che ti critica anche per te è no, butta io... giù 100 persone che no, ti... No, sono cresciuta. Sicuramente alla sua età sì. Sai che c'è? Io mi ricordo perfettamente come ero a 16 anni. E... mi ricordo l'adolescenza come un periodo proprio di altalene, no? Su e giù, prima lo dicevi, ma possibile. E quindi io alleggerisco sicuramente molto le sue posizioni drammatiche, eccetera, perché poi lui ha queste cose, ma anche i picchi di follia, capito? Quindi è semplicemente lasciare esprimere, fare in modo che si confidi, che parli. Io credo che in questo... Senti un po', e vedere un figlio che comunque ragiona, che è un figlio pensante, un figlio... È sempre stato così. Infatti. Tutti e due. Che effetto ti fa? Sono molto orgogliosa, perché tutti e due sono completamente diversi, ma ecco, mi piace. Vabbè, che palle! lo so, è che vuoi. Ho capito. Vabbè. Sentite, allora, sono arrivate un sacco di... Quanto abbiamo? 39 secondi. Sono arrivate un sacco di WhatsApp, tanti. C'è Gerald che ci manda degli audio, che ci fa sentire, vorrebbe farci sentire come doppia, ma noi non le possiamo né far sentire in radio né sentire in questo momento, quindi mandaceli magari in un altro momento, perché adesso non possiamo ascoltarti. E lui dice: vorrei fare il doppiatore, è un bel sogno, ci devi credere e devi avere qualcosa in più. Certo. E fare un po' la differenza in questo momento, sì. È necessario, è veramente necessario. Torno in diretta col brano, dopodiché andiamo a scoprire insieme chi ha vinto i contest di questa sera. Eminem e Beyoncé sono insieme in questo pezzo del 2017, ed è un bellissimo pezzo che ha portato Tommaso come terzo pezzo suo, sesto pezzo della serata, Walk on Water, in diretta su Radio Cigliano. Si sono fatte le 22:45 ed è il momento di pensare al contest. Allora, io vediamo un po', andiamo a vedere. C'è qualcuno che ha detto che la clip di Tommaso era tratta da It. No, non ci siamo. Qualcuno che dice... Beh sì, qualcuno lo dice. Vediamo, e basta, c'è solo quell'It. Che è stato... l'avevo detto! C'è solo quell'It, l'avete beccato tutti quanti. Sì. Allora, signore e signori, una era, credo, l'ultimo anello? Sì. L'ultimo anello di Grey's Anatomy per... Sì. Per Sabrina Duranti e ovviamente per Cristina, come si chiama? Madonna, non mi sei preparato. Per Cristina insieme a Giuppi l'avete fatto sì. Insieme? L'avete sì. Doppiato insieme? Sì. Si doppia sempre insieme a Grey's Anatomy ed era Grey's Anatomy e la avete indovinato veramente in tanti, ma tutti quanti, sì, nessuno ha sbagliato, ma Laura ha indovinato per prima
il contest. E allora adesso devo fare delle poche operazioni che poi non vengono mai, però speriamo che vengano questa sera. Vediamo se ci si riesce alla prima botta. Forse abbiamo quello che in gergo chiamiamo chiulo. Semplicemente. Allora, questa è la foto che ha portato Sabrina oggi e ve la faccio vedere. Il contest lo ha vinto Laura. Allora, ti do la penna, ti do l'iPad, è pronto per essere firmato, scegli il colore ovviamente, perfetto. Quindi questa è lo vedi Laura te la compone in diretta e te la manderò tramite WhatsApp. Ma siccome io voglio dimostrare, perché è necessario dimostrare che la clip era veramente, l'avete indovinato tutti, ma che era veramente tratta da Grey's Anatomy, adesso la metto. Ha già fatto Sabrina, manco mi ha dato il tempo di lanciare la clip. Professionista. Bravissima, professionissima. La secchiona. Sei un po' secchiona. Vabbè, lasciala là, adesso sistemo io. Questa è la clip di Sabrina Duranti tratta da Grey's Anatomy, l'ultima scena dell'ultima puntata in cui appare il suo personaggio. Non posso andare. Sì che puoi. Dobbiamo finire. Perderai. Dobbiamo ballare. È così che finiamo. Ma che fai? Che fai? Chiami qualcuno per farmi partire o... Cerco una canzone. Ok, sei pronta? Aspetta. Ci chiameremo due volte al mese e ci manderemo sempre SMS. Tu odi gli SMS? Mandameli. E non lasciare che Owen si incupisca. Prenditi cura di lui e prenditi cura di Alex. Deve essere preso in giro almeno una volta al giorno. Diventa insopportabile. Non salire su aerei piccoli che possono precipitare. E non mettere la mano in corpi che contengano bombe. E non offrire la tua vita a uomini armati. Non farlo. Non fare l'eroina. Tu sei la mia persona. Ho bisogno di te viva. Tu mi rendi coraggiosa. Ok, adesso possiamo ballare. Where do you go with your broken heart and soul? Adori questa canzone! Where does the good go? Where does the good go? Devo andare ora. Tu resta qui, ok? Ok. Tu sei un chirurgo di talento, con una mente speciale. Non lasciare che i suoi desideri eclissino i tuoi. Lui è un sognatore, ma non è lui il sole. Il sole sei tu. Bellissima, veramente grande, veramente geniale. Ed era la clip tratta, che però riparte perché non ho tolto il loop. Perfetto, la faccio sempre questa cosa. Sappiate che la farò sempre e comunque. E questa era la clip di Sabrina Duranti tratta da Grey's Anatomy. Avete visto a video la fotografia con autografo? È pronta, Laura, te la manderò appena finisce la trasmissione, perché non riesco più a fare troppe cose insieme. Sono molto invecchiato. Ma noi andiamo avanti. Abbiamo detto che c'era qualcuno che aveva sbagliato per Tommaso e aveva detto it. Vediamo di andare oltre, di vedere che cosa succede, chi è il primo. E il primo a me sembra che sia stato indovinato da... che poi aveva indovinato anche Grey's Anatomy, aveva beccato, sì, diciamo, però è arrivata per seconda. Sì, avevano indovinato tutti. Aveva quello veramente tutti. E la vincitrice è Leila, brava Leila! Ha beccato che la clip è tratta da... Stranger Things. E allora adesso noi siamo ancora collegati qui, quindi possiamo, io ti metto la possibilità di sceglierti il colore che vuoi. Oh, eccolo qua, addirittura. Puoi sceglierlo, sono sotto, basta che con la penna lo premi. Io intanto ti mando in onda, vabbè, ma che devi solo firmarla. Aspetta. Questa è la bella foto nevosa fatta evidentemente con la neve pochi giorni fa qui a Roma da Tommaso Di Giacomo. E intanto che lui firma, la clip è breve, avete visto, non è lunga, ma l'avete indovinata perché avete l'orecchio molto buono. Questo è Tommaso Di Giacomo da Stranger Things. Aiutami, mettiamola sul tavolo. Ok, resisti un altro po', ok? Se n'è andato l'uomo cattivo, presto saremo a casa, dove avrai un letto tuo per riposare. Potrai mangiare tutti gli Eggos che vorrai. E potremo andare al ballo. Promesso. E devo dire che ci sta mettendo molto di più Tommaso a firmare la foto. Lo so, è critico con se stesso. Io non so farlo. A lei gliel'hai fatto la dedica personale, vero? Certo. Ok, l'ha scritto, eccolo qua.
Come va? Tutto bene? Io sono tutto tecnologico. Allora, Leila, ti sarà mandato anche a te nella tua casella la questo selfie, fatemelo, questa foto, fatemela salvare e mandare immediatamente al punto da quale posso farla partire, perché altrimenti rischio di perdermela, mentre invece così è pubblicata, perfetto, e non me la perdo. Bravissimi, avete indovinato tutto, siete stati eccezionali come al solito, perché poi a Radio Cigliano c'è sempre tanta voglia veramente di essere con noi e siete molto 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 competenti. C'è ancora qualcosa che succederà tra poco in diretta su Radio Cigliano, ma dobbiamo passare un altro pezzo e tocca a Sabrina. Sa che ne è rimasto uno? Due. Quale scegli? Quale vuoi? Tre. La numero tre. Che bel pezzo questo. Questo perché? Cosa ti ricorda, Sabri? Beh, lui mi ricorda delle serate con un fidanzatino quando avevo 13 anni, 14 anni, che si metteva sulle spalle quello che noi chiamavamo il bombardone, che era lo stereo grande così. Quello che negli anni 80, esatto, era un must. Dovevamo averlo tutti. Tutti, e si andava in spiaggia e sentivamo questa musica. Inizialmente io non lo apprezzavo come artista, e invece poi ho cominciato ad ascoltarlo e... ormai, a parte che allora mi comprai tutta la sua discografia, anche quella precedente alla posizione da solista, fa la fatica, e poi l'ho seguito negli anni, insomma, devo dire, ho scelto un pezzo che anche questo è meno scontato degli altri, perché è un pezzo che ogni volta che nella playlist mi compare mi fa venire il sorriso sulle labbra, e allora, proprio subito. E allora non solo facciamo sorridere Sabrina con quest'intro facendola sentire subito, ma facciamo sorridere anche voi, sia su Facebook che sull'app Radio Cigliano. Grandissimo, eccezionale, strepitoso pezzo del 1984, Santa Teresa, Pino Daniele, in diretta su Radio Cigliano. Bello, perché poi apriva subito lui, grandissimo. Senti un po', Tommaso, me te l'ho chiesto già l'altra volta, se hai delle influenze nel tuo stile da qualche italiano, non mi ricordo se te l'ho chiesto. Allora, da qualche italiano... Tu canti in inglese, diciamo che stai scegliendo come lingua eletta l'inglese. Già eletta. È già definitiva. Sì, ho avuto molte discussioni infatti per questa cosa, perché mi hanno sempre proposto, anche persone con cui ho suonato, fai un pezzo italiano. No. Non si può fare, musica me la scrivo io. Artista italiano... Sai cosa? Io non disprezzo la musica italiana, assolutamente, anzi... facendo parte appunto della storia della musica, comunque sia, la rispetto molto e la amo, perché comunque sia è musica, io amo qualsiasi forma di vera musica e appunto quella che reputo musica, ma che ovviamente per altri può non esserlo, oppure sì. E sai cosa? Più che dallo stile mi ispiro dal loro modo di dire le cose, attraverso, perché loro utilizzano molti ricorsi, diciamo, per attirare l'attenzione dell'ascoltatore. Quello mi interessa particolarmente, fa parte della metrica. E anche la cosa del sentimento mi piace analizzarla bene, e immaginarmi cosa pensano in quell'istante, se stanno come quando incido io, che non mi ricordo più come è inciso, perché io vado in un'altra dimensione. Parti completamente, sì, ti sganci completamente. Va. C'è una domanda che adesso mancano 25 secondi, quindi sarà difficile fare nel fuori onda, ma la facciamo in onda, che è anche più bella. Oltre al fatto che c'è la domanda in sospeso sui tuoi colleghi di IT che ci avevano fatto prima, scrivere in inglese, scrivere in una lingua che per quanto puoi conoscere bene non è la tua lingua, che difficoltà c'è? Perché poi è questione anche di sfumature nella lingua e nelle cose. Quali sfumature c'hai o quali sfumature ti perdi? Ma lo diciamo in diretta. Questo è Pino Daniele, Santa Teresa, in diretta su Radio Cigliano alle 22:56. Siete da due ore all'ascolto di Dopo Cena con Sabrina Duranti e Tommaso Di Giacomo. Oggi è il 22 marzo 2018. Se non è il 22 marzo 2018, vuol dire che siete all'ascolto o alla visione di una replica. E se siete alla visione di una replica, probabilmente la state guardando in HD sul canale YouTube Radio Cigliano. Il canale è sempre attivo, trovate tutti i video di tutte le trasmissioni
che facciamo anche in video, ovviamente sono lì. Abbiamo raggiunto i 1000 iscritti e superato i 1000 iscritti. Questo è buono perché adesso YouTube con qualche, si prendono un paio di mesi di tempo, ma analizzerà il canale, che ha tutti i requisiti per avere tolte delle fastidiose limitazioni che aveva messo il 20 febbraio YouTube, ma adesso le toglieremo. Quindi grazie veramente, ma continuate a iscrivervi, canale YouTube Radio Cigliano, trovate tutti i video. Se vi piace il nostro lavoro e volete rivederci e rivedere i nostri amici, ma anche le trasmissioni del sabato insieme a Alessandro Bianconi, Tiziana Guida e gli ospiti musicali del sabato, andateli a trovare sulla pagina, sul canale YouTube. Questa è la pagina Facebook Radio Cigliano, probabilmente ci state seguendo da lì, ma se siete su una condivisione andate a mettere un mi piace alla pagina, un like alla pagina Facebook Radio Cigliano. È l'applauso, è dire state facendo un buon lavoro ed è la maniera per spingerci ad andare avanti. E grazie sempre di cuore per ogni like che viene fuori, perché sembra strano a 52 anni parlare di like, però poi se ti muovi in questo mondo devi per forza adeguarti. Pagina web www.radio.cigliano.org, trovate tutto, non vi sto a dire, veramente c'è tutto quanto, anche il QR code per scaricare l'app del radio Radio Cigliano sul vostro telefonino, sul vostro tablet, quindi andate là e trovate tutte le informazioni e tutte le repliche. Allora, c'era una domanda in sospeso che era: quale dei tuoi colleghi, con quale collega, aspetta la vado a riprendere che non me la ricordo più perché mi dimentico anche come mi chiamo, quindi vediamo un po' se la riesco a trovare. Oh, conosci e cosa puoi dire su Luca Tesei e gli altri tuoi colleghi giovani in IT? Allora, volevo dire in particolare sul doppiatore di Giorgi, Gabriele, come fa di cognome? Meoni. Gabriele Meoni, nonostante la sua giovanissima, perché giovanissima età, è un doppiatore che io ho sempre stimato e posso dire anche un professionista nonostante la sua età, perché ha tutte le carte in regola per diventare un pezzo forte, che secondo me già è, perché della fascia della sua età è assolutamente nell'elite. Trovo che sia fortissimo sia dal punto di vista didattico, perché comunque sia è una persona seria, simpatica, gentile, educata, non troppo timida, quindi è la perfetta attitudine. E per lo più, nonostante la sua età, è fortissimo al leggio. Sa tutto, sa cosa fare. È bravissimo, lo conosco bene e so che è veramente bravo. E quindi questo è quello che volevi dire. Un'altra cosa che volevo chiederti è il fatto che tu scrivi in inglese, che per quanto tu lo possa conoscere bene, non è la tua lingua madre, non è la lingua nella quale pensi, non è la lingua nella quale hai maggiore facilità di espressione, diciamo. Secondo te ti penalizza a livello di emozioni da mettere dentro una canzone o pensi di no? No. Pensi di no. Io penso che potrei cantare anche lettere dell'alfabeto messe una dopo l'altra. Però tu stai esprimendo dei concetti all'interno delle canzoni che fai. Adesso questa che hai fatto, la prima era una cover, quindi il lavoro di scrittura non l'hai dovuto fare tu. Però tu pensi anche di scrivere in futuro? Io scrivo da quando avevo 10 anni dei testi, probabilmente già di canzoni, infatti me li sono sempre portati appresso riadattandoli. Io credo che cancellare sia una cosa sbagliata, che in futuro ci si possa pentire di aver eliminato. Questo non solo nei testi, nella vita in generale. Anche le fotografie, per esempio, cose sì, di questo ma tipo. Anche con le persone, perché tu puoi sempre riadattare questi testi. Sia mai, le cose cambiano, anche i punti di vista. Ma tutta sta saggezza, ma da chi l'ha presa? No, perché io mi faccio delle domande, tu? No, io lo so che è il padre. Lo sai perfettamente. No, vabbè, grazie. Vabbè, ma si scherza, dai, una battuta così. Sì. Grande Sabrina. Allora, dove eravamo rimasti? Perché c'era ancora qualche altra cosa che volevo dirvi e raccontarvi, ma me la sono persa in questo momento. Saluti dalla Puglia. Allora, sì, no, c'erano anche ancora dei... Qua ci sono dei video, ma Gerald, veramente non posso farlo. Stavo vedendo se c'era saltato qualche controselfie. Ah, è questo.
questo volevo far vedere. Ignazio aveva fatto prima la composizione, il collage per quanto riguarda Sabrina, ma l'ha rifatto anche per te, perché già te l'aveva fatto l'altra bello. Volta. Questo guarda che bello a macchie, veramente bello. Grazie Ignazio. Questo lo faccio mandare. Questo poi te lo mando su WhatsApp e lo trasmetto su WhatsApp. Sarà trasmesso assolutamente. Fatemi vedere se c'è qualcuno che ci siamo persi. Saluti dalla Puglia, lui è Gabriele De Pesce, che è evidentemente in Puglia, mi sembra vicino a Bari, non mi ricordo bene dov'è, piove, c'ha un ombrellone enorme, ma nonostante questo ci sta seguendo anche dalla strada. Grande grazie Gabriele, staff di Radio Cigliano. Allora, stavo vedendo che ci sono tanti saluti, vi mando un salutone a Eva, Tommaso De Lupo. Avrei voluto sentirti cantare da piccolo, dice Marco, e questa è una cosa che si è perso. Ma io, guarda, l'altro giorno sono ricapitato su degli audio di me che cantavo, non da piccolo, ma durante il cambio vocale. Ti dico che ho avuto delle fasi. Le prime volte nel canto, perché comunque sia io ho studiato, avevo già, almeno credo, da quanto mi dicevano, perché è difficile giudicarsi dall'interno, avevo già del talento, quanto dicono, e ho studiato, mi sono fatto un culo così e continuo a farmelo tuttora, e ero diventato bravo già da piccolo. Poi ho affrontato il cambio vocale e non riuscivo più a controllare la voce, quindi adesso io l'altro giorno, girando gli audio, perché a volte, la maggior parte delle volte, io mi registro e poi mi risento dopo, ma certo, dopo tantissimo tempo, perché non mi fa impazzire riascoltarmi, però devo assolutamente. E quindi sono ricapito sul primo audio di questo telefono, era durante il cambio vocale casualmente, e mi ricordo di aver eliminato quell'audio mancando di coerenza a quello che ho detto prima. L'hai tolto completamente. E infatti mi sono pentito. È vero, perché poi adesso è possibile conservare tutto. Quante foto hai tu della tua infanzia? Nessuna. No, non è vero. No, io credo di avere un album per 15 anni, ne avrò 50, una cosa così. No, forse tu di più. Qualcosa di più, però... Però adesso veramente siamo pieni di foto. Ma non le guardiamo neanche. No? Ma insomma... Quelle sul telefonino, quelle che fai, non le guardi, le guardi poco, le riguardi poco. Mi occupano un sacco di memoria. E vabbè, quello sull'hard disk. Basta averlo più grande. Ha scoperto l'acqua calda. Ha scoperto l'acqua calda, eh sì, veramente sì. Stanno pubblicità, allora, dei presenti. Vabbè, pubblicità occulta, diciamo, più o meno. Messaggi occulta. Subliminali. Allora, qui mi dice che ci sono due messaggi che però io non trovo, che non sono stati. Ah, vedi, c'è una foto di. Guarda, questo è Lillo. Sì. Questo è Lillo con Julie Benz, che incontra tutti. La moglie di Dexter. Lillo incontra tutti. Io non so se alle Canarie ci sta come il triangolo delle Bermude, cioè tutti i VIP vanno alle Canarie e si fanno le ma foto per Lillo. Ma soprattutto li riconosce, perché non è che quando vanno in vacanza sono proprio tutti tirati come... Sì, come quando stanno a un vernissaggio. Quindi c'ha molto occhio. C'ha molto occhio. Sì, lei è della serie Dexter. È a te mai è capitato di incontrare un'attrice che avevi doppiato, di scambiarci due parole? Sì. Ma stronza. Grazie. Sì, chi fatto era? Finta di niente. Ah sì? Vabbè, non è... Quando si ama l'avevo doppiata, ti ricordi? Sì, come no, certo. E lei è sposata con l'attore che faceva Mark su Grey's Anatomy, quindi fecero una bellissima festa così. E io, che appunto sono timida, mi sono... Palesata, dicendo ciao, uno sguardo, una squadrata da testa a piedi, ciao. Vabbè, molto che peccato, gelosa di suo perché marito. Poi io dico sempre, noi che facciamo doppiaggio, forse è una deformazione professionale nostra, ma a me piacerebbe, se girassi qualcosa con la faccia, sapere che mi ha doppiato negli altri paesi. Guarda, non lo so, perché ci sono attori che si devono doppiare, adesso poi c'è molto la presa diretta così, e a volte vengono in sala per imparare la tecnica, e sono attori effettivamente bravissimi, e mi dicevano che si sentono un po' violati a vedere la propria immagine. Che stupidaggine, secondo me, anche perché posso capirlo, io sono stata doppiata per esempio. E ti sei sentita doppiata? Sì. E? Era strano? Allora, è stato il film, il set dove ho conosciuto il mio marito, unico marito, perché sono l'attuale marito. Quello è, ecco. Ecco, e io dovevo dire
una serie di battute, una era caval donato non si guarda in bocca, e mi fecero doppiare, per cui quando poi ho rivisto il film questa aveva fatto così: a caval donato non si guarda in bocca. Io... però aspetta, no, noi stiamo dicendo che ti avevano doppiata in italiano. Sì. Io sto dicendo, se tu un film che giri forse in italiano e vai in Germania, vorrei... No, ti piacerebbe... io mi farei doppiare. Certo. Beh, certo, non puoi fare da sola. Sì, però io sarei curioso di sapere chi mi ha doppiato, di incontrarlo. Sì, certo, non hai ragione. Sarebbe una cosa bella. Sì. Peccato che alcuni nostri colleghi stranieri non hanno questo pensiero. 23.06 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Sabrina Duranti e Tommaso Di Giacomo. Abbiamo il quarto pezzo di Tommaso adesso. Quale carico? Caricami il 4. Il numero 4. Questa pure, spiegami perché l'hai portata oggi. Allora, è un pezzo che una volta sentito mi è rimasto impresso in testa, non sono più riuscito a levarmelo, quasi un tormentone, per quanto poi possa essere commerciale da un punto di vista, ma dall'altro credo sia stato, tra l'altro non l'ha scritto lui, però vabbè, uno dei pezzi che ha fatto meglio questo artista, nonostante, che tra l'altro adesso ha fatto un cambiamento radicale, perché ha avuto il periodo, siccome ha cominciato da giovane, di schifezze e cose varie, per arrivare poi a qualcosa che mi sta piacendo, perché questo pezzo mi è piaciuto veramente, veramente tantissimo, e parla per l'appunto di questo ragazzo che chiede alla persona da lui amata, nel caso in cui tutto dovesse andare male, di restare almeno amici, perché una cosa che noi tendiamo a fare, non solo nella gioventù, almeno credo, sono piuttosto, sempre, forse, sì, è quello di rompere tutti i rapporti credendo che una persona abbia spezzato il cuore all'altra, che secondo me da un punto di vista egoistico può essere giusto, dall'altro sì, però può essere ancora più doloroso lasciare il tutto a pezzi. È vero, hai ragione, però insomma poi ci sono tante sfaccettature e tante cristallizzazioni della cosa, per cui magari è anche più doloroso comunque rimanere in contatto piuttosto che no, è possibile. E io vedo già che qualcuno ha capito il pezzo, perché mi è arrivata una notifica di un colore che mi sta raccazziando. E allora sentiamocelo, sentiamocelo, questo è un pezzo dell'anno scorso, lui è Justin Bieber, si è unito, il featuring è di Blood Pop e il pezzo si chiama Friends su Radio Cigliano. Questo pompa, tra l'altro, questo gli è da giù. Questo avevo pensato di farci una cover, ma non voglio finire nella categoria di quelli che vogliono imitare Justin Bieber, quindi lo rimanderò, però lo farò prima o poi. Sì, tra l'altro veramente lui ha fatto un cambio, lui era un po' il bimbo minchia della musica, si è ribellato, sì, sì, beh, si è ribellato, sì, però giustamente, sì, certo. Quando si è ribellato George Michael, che era un bimbissimo minchia lui della disco degli anni 80, quando si è ribellato e ha fatto Listen Without Prejudice, l'hanno bastonato, lui invece gli è andata un pochino meglio, è andato... però lui si era anche posto come un sex symbol, e in verità è quello che ha deluso un po' tutti, capito? Perché io mi ricordo che avevo il dubbio che fosse gay e l'avrei accettato tranquillamente come gay. Vabbè, è stata all'epoca era mascheratissima la cosa. Beh, era mascheratissima, però insomma noi avevamo Renato Zero, avevamo... Sai, insomma, che c'è, che se parti, già, se parti in una maniera, difficile. Poi come fai a virare, capito? Esatto. È difficile. Cioè, su Careless Whisper lui stava con una donna, sì, con questo maglione bianco, capito? Gli portava l'anello, la spilla. Però devo dire che il costumino bianco in Club Tropicana poteva far capire qualche cosa. Si capiva, sì, sì, si capiva, sì. Senti, c'è Christian che ti chiede: ti ho recentemente ascoltata in Nadia Applefield con Monica Ward e tu doppiavi la sua migliore amica traditrice Colette, e poi anche in UFO Baby, che in poche parti Digimon e ruoli minori in Full Metal Panic. Siccome mi sono piaciuti molto, perché fai così poche anime? E in generale, che rapporto hai con l'animazione giapponese e che ricordo ne hai? Bom! No. Bom, pesante! No, è vero, non ne faccio tanti. Non lo so perché. Non ho nessun tipo di pregiudizio, né... Non è capitato. Io non è capitato. Se vorrei doppiarle anche io. Come si chiama il figlio della Ward? Campaiola. Alessandro e Federico. Alessandro Campaiola è una voce che a me piace da morire. L'ho incontrato una volta a una premiazione di doppiatori. E tra l'altro lui simpaticissimo, disponibilissimo, sì, tutto quanto. Una persona grande, fantastica. Proprio.
Dubito si ricordi di me, però. Ma come no? Ma siamo incontrati solo una volta e non ero neanche biondo. Ero come nella foto del. Che appunto devo far sparire quella maledetta foto. Ma comunque. Perché te l'ho fatta io quella foto? Appunto. È una voce allo che io adoro. 5 di Cinecittà. E appunto l'ho sentito in questo anime. Io, tra l'altro, sono una persona che non ha mai guardato tante di queste cose. Però. Ultimamente ho scoperto questa cosa, tipo Attacco dei Giganti, una cosa del genere. L'ho sentito. È un ruolo tutto rabbioso dal primo all'ultimo. C'ha un graffio vocale che a me fa veramente impazzire. Io adoro la sua voce. È bravissimo anche nell'interpretazione della cosa. Si Aspetta, sente l'emozione. Che disannuncio! Bel pezzo carico, Justin Bieber e Blood Pop The Friends, pezzo del 2017, che è il penultimo pezzo che porta Tommaso Di Giacomo oggi a dopo cena con. C'è un nostro ascoltatore da Milano, Giuseppe, che dice: Tommaso, ho letto che hai doppiato, intanto nella foto dice scusate se mangio, ma insomma perché buono. porta credo un biscottino che ci sta sempre bene. Allora, ho letto che hai doppiato Storia di una ladra di libri, ma non dice la parte. Ti ricordi qual era? L'ho doppiato? E a volte sì, ci dimentichiamo. Sì, no, questo lo ricordo benissimo. Lo ricordi? Storia di una ladra di libri. Boh. No. Non ricordi? Vabbè. E poi dicono che Dio non esiste. Vero? Cosa ho doppiato? Vabbè. Boh. Qualcosa avrei doppiato, dice che l'ha letto. Grazie per il controselfie 328-7948-796. E con i controselfie stiamo a posto, mentre invece ci sono ancora tantissime domande. Sabrina ti chiede, Michelangelo, se vuoi fare dire qualche cosa con la voce di Lucemon. Tu te la ricordi? Guarda, non ce l'ho più quella voce. L'ho cancellata. No, veramente non me lo ricordo, perché parliamo di 20 anni fa, E ti dice anche che cosa dicevi all'epoca. Finalmente è arrivato il giorno che aspettavo, io sono il re di Digiworld. D'ora in poi tutto dipenderà da me, ogni Digimon è nato per servirmi, onorarmi e morire per me. L'ho detta senza sbagliare. L'ho detta davvero? Beh, ragazzi, mazza, ero brava però. Là ero presente anch'io, quindi lo so, è passato qualche annetto. Sì, dai, nel frattempo la voce c'è cambiata, è come quando mi chiedete carinamente, giustamente, niente, vuole tornare a fuoco, che abbiamo telecamera. Anzi, mettiamo questa perché così sto inquadrata anch'io. Quando qualcuno mi dice ci fai la voce di mi fai la voce di Kenny Guerriero. Stiamo parlando del 1986, esattamente 32 anni fa. 32 anni è una cifra veramente troppo grande per potersi per poter mantenere. Però vedi che bello, tu sopravvivi nel come si, cioè la voce non invecchia mai e quella rimane lì sempre. Sì, è proprio il processo della cinematografia, no? Quando hai girato una cosa che avevi 20 anni e poi la ne giri altre nella vita, si vede il tuo excursus da 20 magari a 60, 70 anni ed è bello e noi ce l'abbiamo vocalmente. Questo. Senti un po', rapidissimamente lo chiedo a tutti, te lo chiedo anche a te, credo che con te ne abbiamo già parlato nell'altro dopo cena. La polemica doppiaggio sì, doppiaggio no, sottotitoli sì, sottotitoli no, una rapida battuta. Ma guarda, io trovo che adesso le televisioni diano l'opportunità di vedere sottotitolato, non sottotitolato, originale, quindi credo che siano tutti contenti. Comunque io ho doppiato recentemente una serie svedese e mi sembrava di stare all'IKEA. Se mi piace Svalborg, Svalbard, cioè era difficile anche prendere il sync, però se vi piace io vi ammiro veramente. Senti, tu fai anche scambi culturali, Tommaso, vai a Londra, torni. Qui c'è un tuo amico che sta assistendo alla trasmissione, che si chiama, non me lo ricordo, Elliot che sta lì, avrà capito un quarto di niente. Neanche. Di quello che stiamo dicendo praticamente, però fate lo scambio culturale, tu vai a Londra e lui viene a Roma, quindi l'idea che si possa imparare l'inglese semplicemente, passivamente, sedendosi davanti a un film, a una serie, per anni, per sempre, da quando sei piccolo eccetera eccetera, e quindi a 30 anni sei esperto di inglese, come la vedi? Impari soltanto se ti appassiona il modo in cui lo fai, perché io dalla scuola, rispetto a quello che ho imparato in giro o attraverso la musica, non ho imparato praticamente nulla, se non l'1%, come si dice cane o ciao. Il resto l'ho imparato soltanto viaggiando
oppure attraverso la musica, perché io mi ricordo che con mia madre quando ero piccolo già avevamo questa cosa del karaoke in macchina e ascoltavo Michael Jackson e cambiavamo le parole, perché invece di dire Beret io dicevo Bidet, e quindi ci avevamo sta cosa. Le italianizzavi come sì, si fa sempre, sì, come si fa con le parole. Quindi insomma, questo per dire. E invece Sabrina Duranti quando stacca? Se stacca. No, stacca, stacca. Stacca. E quando stacca Sabrina Duranti cosa fa? Allora, io ho tantissime passioni. La cucino. La tisana, la copertina, importante. Va bene. C'è Giuseppe che tutte le sere si prende una tisana prima di andare a letto. Barattolo di Nutella. Mi piace tanto cucinare, e fare sport, mi piace giocare a padel, mi piace andare in palestra, mi piace nuotare, l'acqua, la subacquea, un sacco di cose. Ti piacciono tante cose, quindi tante insomma, cose. Tante passioni che... Sì, perché poi veramente per me è un lavoro. Io quando ho finito di lavorare mi rilasso ed è poi questo il bello, che tu... vivi la tua giornata facendo, recitando, che è la cosa che mi piace di più, poi torni a casa e fai la torta e stacchi, ma hai fai la torta, certo, fai la torta, torta. Fai poi non mangi perché sei a dieta. Buona cuoca ci dicevi, ma come fruitrice, dolce o salato? Dolce. No, questa sì. Questa non me la no, facevo. Allora, sì dolce. Dolce, il dolce è il must, è il proibito. Ah sì, è il frutto proibito, diciamo che sì. È quella roba che se tu non, cioè puoi mangiare qualsiasi cosa, ma se non c'hai un pezzettino di cioccolata fondente il pasto non è chiuso. È necessario. Necessaria per la vita. E... io credo che tutti dovrebbero mangiare un po' di Nutella tutti i giorni. Fa bene, vero? Sì, fa come bene andare alle Maldive, fa bene. Bene all'anima. Senti un po', è apposta i viaggi, che cos'è? Che cosa stuzzica? Cosa stuzzica Sabrina Duranti? Un viaggio la scoperta di una città, un viaggio al mare, in montagna, un viaggio culturale, qualsiasi cosa, perché appunto mio papà aveva un'agenzia di viaggi e quindi io ho cominciato a viaggiare prestissimo e ho avuto la grande fortuna di vedere quasi tutto il mondo sin da piccola, e quindi è il mio unico vizio, cioè e non ho preclusioni a parte il freddo. Quello non va bene. No, quello lo sopporto a fatica, però anche quello ha il suo fascino. 23:18 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Sabrina Duranti e Tommaso Di Giacomo. Io non posso, Proust, il questionario di Proust, è il momento del questionario di Proust e tocca a Sabrina, perché... Lui l'ha fatto e Proust giustamente, rapidissimamente, una sua amica, erano adolescenti, gli propose delle domande trovate su un libro inglese, lui rispose, mise via tutto e ritirò fuori tutto 20 anni dopo, lo ritrovò, diede altre risposte, perché nella vita si cambia. Le risposte Tommaso le ha date 3 mesi fa, è un po' troppo presto. Però è cambiato, Ma troppo presto. Se cambia, mi faccio cambia. Delle altre domande che non vanno bene. Però possiamo applicare il questionario di Proust a Sabrina Duranti per conoscerla un po' di più. Quindi aguzzate le orecchie e sentite. Botta risposta. Domanda non ci devo secca. Pensare. Non ci... No, no, vai. Ci puoi anche pensare, però la risposta non deve essere argomentata, deve essere secca. Se non hai risposta, puoi dire tranquillamente Passo. Di no. Puoi dire, puoi passare. Sabrina Duranti, il tratto principale del tuo carattere. Allegra. Il tuo principale difetto. Passo. No, non lo so, puntigliosa, un po' pesante a volte. La qualità che vorresti avere. L'equilibrio. La cosa che più ti piace fare al mondo. Viaggiare. Cosa detesti più di tutto? Non avere pazienza. La qualità che apprezzi in un uomo maschio. Che sia simpatico. La qualità che apprezzi in una donna. Che sia leggera, nel senso felice, allegra, spiritosa. Cosa ami di più nei tuoi amici? La disponibilità assoluta, totale, all'ascolto e quindi di conseguenza tutto, insomma, la presenza, la disponibilità. Il tuo eroe nella vita reale. Papà. Il tuo motto. Non mollare mai. Il tuo sogno di felicità. Andare in pensione.
le aspirazioni. Ma questa è una roba vera, ragazzi. Questa è, proprio, dai, questa è vita vissuta, questa è vita vera. Ma non perché vera. Non mi piace quello che faccio, ma secondo me è proprio una cosa lontana, lontana, che chissà mai. chissà mai se succederà. Invenzione. Il tuo sogno di felicità. Me l'hai chiesto. Te l'ho chiesto, arrivederci, buongiorno. Quale sarebbe per te la più grande disgrazia? La badante. E cosa dici sempre? Come stai oggi? Benissimo. Quel che vorresti essere? No, sono felice di come sono. Come vorresti morire? Velocemente. Vorrei morire sana, questo velocemente. No, lo dico, sempre, sì, lo dico sempre. Voglio morire sana. Senti, Tommaso, concordi? Conoscendola nelle risposte che ha dato, o hai trovato qualche cosa sincera? Che secondo te non era proprio sincera? Io ho sempre trovato mia madre molto sincera su queste cose. Infatti, se hai notato, su qualcosa che odia, anche se non era specificato nella tua, non era specificato nella tua domanda, lei ha evidenziato qualcosa che odia di se stessa. E lei è molto autocritica. È molto autocritica. E questo è un dato che mi piace di lei, perché comunque sia ha imparato a. Lei non era così prima. Adesso sì, grazie a Dio, e ha trasportato anche me in questo, quindi alla fine siamo cresciuti l'uno dopo l'altro, ci si sorregge alla fine, nonostante la differenza di età e di ruolo, io e lei abbiamo questo rapporto che secondo me è splendido, perché abbiamo una certa uguaglianza. Questa piange adesso, no, attenzione. No, sai che è una cosa, che da, a volte sembra, vista dall'esterno sembra una cosa strana. Mi ricordo che tempo fa stavamo camminando, lui si stava confidando, eravamo per strada e a un certo punto io gli ho detto: amore, guarda, io non sono solo tua mamma e non sono solo tua amica, io capisco. E mi ricordo che una signora che camminava davanti a noi si è girata e mi ha guardato come dire: le mamme amiche. Ah, oh, oddio, ma era Verona. Bravissimo, te lo ricordi? E io lì ho realizzato che noi abbiamo una cosa che forse viene fraintesa nella mentalità comune. Non è che essere amici dei figli significa non dare regole o essere permissivi o andare in discoteca insieme, cosa peraltro che non crea nessun problema, non è il caso nostro, ma non è che è un giudizio. Ma essere amici dei figli significa capire, cioè non dire soltanto no. Ok, per me è no, ma tu spiegami perché dovrebbe essere sì. Perché se tu mi dai delle motivazioni serie, può darsi che questo no possa diventare un sì. È cosa che lei fa, perché ascolta alla fine, bisogna un attimo sapere come prenderla, perché ovviamente ci si fa, anch'io faccio questa cosa, mi faccio prendere dal momento, però è successo più volte che ci siamo fermati a parlare e alla fine tutto si è risolto rapidamente, perché bisogna soltanto esporre sempre il proprio punto di vista. Beh, bisogna capire, perché sempre ognuno dei due commette almeno un minimo, chi di più chi di meno, errore. Mi piace molto bello. Infatti noi ci scuotiamo comunque sia, cioè siamo con un limite ovviamente, perché comunque sia rimane che siamo madre e figlio, ci vuole, certo, il rispetto, ci va stabilito un limite, vanno messi dei paletti. Ma comunque sia, noi siamo anche quasi migliori amici, diciamo, possiamo dire così. Noi scherziamo, ci sfottiamo, e è un bel rapporto. Bello, bravi. Ultimo pezzo di Sabrina, io l'ho già caricato perché per so qual è, ormai lo so. Dimmi perché. Beh, mi ricorda la mia infanzia. Questo che veramente. Ridi? Lo so, è un pezzo assolutamente che inquadra l'infanzia. No, ma è vero, io lo confermo. Non puoi mettere a disagio gli ospiti così, io dico una cosa e tu ridi. Ma io e te ci conosciamo da un anno e mezzo, quindi più o meno il pezzo è uscito in quel periodo, proprio quando abbiamo cominciato. Quando è il pezzo? Scusa. Nel 2018. È rapidissimo, è proprio di 2018? Adesso. Sì. No, 2016 è. È del 2016. Davvero? Eh sì. Vabbè, quindi proprio la mia infanzia. Proprio eri appena nata, appena concepita. No, la trovo geniale, mi piace tantissimo. Poi veramente, devo dire la verità, io ho avuto difficoltà a fare questa playlist. Infatti non te l'ho chiesto ancora. Perché io avrei messo tutto, mi piace adesso per esempio l'altro giorno sentivo la canzone dei Negramaro, la prima volta, mi piace un sacco Cremonini, mi piacciono tantissime dance, eccetera. E quindi ho avuto un po' di difficoltà, poi ho deciso di mettere quelle che mi rappresentavano di più, però io sono una
affamata proprio di musica, mi piace tanto. E allora ascoltiamocelo, ultimo pezzo portato da Sabrina Duranti a Dopocena di oggi, 22 marzo 2018. Questo è Bruno Mars featuring Cardi B e questa è Finesse su Radio Cigliano. Bello, bel pezzo. Approva anche... No. No? Te pare? Beh, ci dovranno essere qualcosa in no, cui... No, lui ha detto, ma che metti Bruno Mars? No, non ho detto questo. Allora, senti... Io ho detto metti Finesse. Metti Vabbè, Finesse. Però Bruno Mars ha un grandissimo merito insieme a Jamiroquai, insieme a tanti altri, ma lui veramente ce l'ha. Ha riacchiappato un sound che è quello che ci piace a noi, sì, quello anni 70 e 80, fine anni 70 e metà anni 80. Io amo E lo Mars. Ha attualizzato, l'ha riportato e ha fatto sì che tanta gente che non aveva dimestichezza con questo sound adesso l'abbia un po' scoperto. Ma io ho sentito una ragazza in radio l'altro giorno che ha un sound identico a Prince, con le schitarrate su e delle cose. È chiaro che per loro è tutto nuovo, per noi è già sentito, ma è così bello. È così... Ma per loro chi? È una per loro chi? Come per loro chi? Ma per voi? Loro... Ma per voi chi? Che io sono cresciuto che mio padre mi metteva queste cose, mi metteva Prince, tu stavi in camera. No vabbè sì, però poi alla fine ti ha messo Prince, però magari poi esce fuori un brano dei Deep Purple che non te l'ha suonato, perché magari quello non te l'ha suonato e tu dici, oh guarda, capito? Su questo non ho dubbi, però di certo non partite in quinta, perché insomma una vabbè, cultura insomma, musicale diciamo me la sono che... fatta grazie a papà. No, ma non si parla solo di te, parla della generazione. È chiaro che tu sei un appassionato di musica e quindi ti piace. Ma secondo me è sbagliato giudicare in generazioni, perché credo che questo distacco generazionale sia dovuto semplicemente a voi, da voi più che altro, perché... La differenza tra due genitori come voi e due che sono dei drogati, sinceramente io la vedo abbastanza. Sì, non fa la piega. Grazie. Cioè, oddio, aspetta, a volte mi date dei segni strani che mi fanno dubitare. Tipo? Non lo so, ma... Quella marijuana nel cassetto, improvvisamente. Sai il cassetto segreto di papà dove tiene tutte le droghe elencate? Scherzo. Però così, dai, detto così, no, ancora un po'. Ovviamente. Beh, vorrei vedere. No, sono comunque grato a entrambi. Allora, si è perso, è uscito per sbaglio quando annunciava il vincitore. Chi ha vinto? Ci ha chiesto Tommaso, ma ce l'ha chiesto un po' prima. Ha vinto Leila per quanto riguarda il pezzo di la clip di Tommaso, e per quanto riguarda te, Laura. Sì. Hanno vinto loro, sono stati i primi a indovinare le clip che erano tratte da Grey's Anatomy, quella di Sabrina, e da Stranger Things, quella di Tommaso. Sabrina, ci abbiamo 50 secondi. Dove stiamo andando? Dove stai andando tu? Proiettati un pochino verso il futuro. Guarda, vorrei dirti una banalità, ma non me la sento. Quindi articola. Ma no, nel senso, so perfettamente dove sto andando e diciamo che non è un'idea comoda, se vuoi, perché questa generazione merita veramente qualcosa di più, anche quelle dei più piccoli, e questo mondo che gli stiamo consegnando non è granché. Qua ci starebbe tantissimo una risposta tipo: dove stai andando? Guarda in telecamera. Verso il mio destino. Ce la vedrei un sacco. Ovviamente Luca Ward. Ci vuole Luca Ward qua. Oppure la tua voce tua, che devo dire per certe cose la ricorda. Sì, la ricorda. Magari, in diretta magari. Bruno Mars featuring Cardi B, Finesse, ultimo pezzo portato da Sabrina Duranti oggi a Dopocena con Li stiamo scoprendo, ma anche in una veste un po' particolare, perché non solo stiamo scoprendo Sabrina che non è mai venuta e stiamo riscoprendo Tommaso in che un ritorno nel giro di due mesi, non, sì. solo Paola Maiano era tornata Paola, sì, velocemente, però la formula di Dopocena era un po' diversa, ma stiamo anche inquadrando Sabrina e Tommaso come madre e figlio, ma amico, amica, e comunque il loro rapporto che è molto bello, e lo state facendo in diretta su Radio Cigliano alle 23:30, sempre a Dopocena con... E tu dove stai andando? Nel fuori onda parlavamo di dove stiamo andando un po', di dove sbarcheranno i nostri figli. Ma Sabrina Duranti dove andrà? Cosa farà? Tra 20 anni, proiettati idealmente. 20? Una ventina d'anni. Meno. Prima. Beh, tra 20 anni c'è. Prima è oggi. Prima è oggi. Esatto. Quindi oggi lo sappiamo. Guarda, dopo. Io voglio fare qualcosa di importante per migliorare questo mondo. Ti piace? È bella, mi piace molto, ma... Tu vuoi sapere cosa? Sì, dammi delle idee.
Dimmi qualcosa. Poi te ne parlerò. No, vabbè, stai ridendo. Questa è illusione totale. Allora io vorrei mandare questo pezzo, questo disegno che però purtroppo è bellissimo. La fotografia è storta e sto provando a raddrizzarla e non ci riesco. Gran mammare. Allora, è uno sketching, sì. Adesso vi dico chi l'ha fatto. Qua ci sta Alessio, qua c'è Capitan Harlock, addirittura il Leonetto. Poi abbiamo Sabrina, sì. Che è... Sì, sì, questo è un film il giapponese. Pesce, no? Che hai fatto. Sì, la... E poi qua sotto dovrebbe esserci, vediamo se riesco a non fare casino. Eccolo qua, questo è Tommaso. Questo è Tommy. Allora, però voglio la firma, me la sono dimenticata. Adesso vado subito a vedere. Emiliano, Demone Scuro. Emiliano Demone Scuro, bravissimo. Poi cercherò di raddrizzarla e di metterla meglio. Purtroppo è venuta storta e da WhatsApp non so capace. Non si può. Non ho tutte le capacità. Non sono così tecnologico, almeno per quanto riguarda WhatsApp. Bene, allora abbiamo parlato della direzione, abbiamo parlato del doppiaggio, abbiamo parlato di tanti aspetti anche della della carriera, diciamo, di Sabrina. E il rapportarsi con il lavoro come facciamo noi, cioè che dobbiamo per forza cancellare tutto, mettere una passata di spugna appena usciamo dal turno. Grande vantaggio. Questo ti volevo dire, sì. È una cosa che tu trovi come un vantaggio. Ma guarda, io credo come tutti, poi nella vita, quando tu fai un lavoro per tantissimi anni, capita che ci sia una fase della tua vita magari più faticosa, di perdite, di malattie, di insomma momenti più duri. E io ho sempre trovato questo lavoro terapeutico, perché comunque tu sei costretto ad azzerare, lo dicevo prima, no? E poi quando ritorni al tuo problema, tutto sommato, due ore hai preso aria, hai preso vitalità. E ho imparato che forse caricare i problemi un po' meno aiuta tanto. Non stare lì o forse a dire... scaricarli un po', no, quando sono carichi, stare lì a dire oddio mi fa male questo, oddio che devo fare, oddio e lì vai nel down più totale. E invece lasciarli là per un attimo e pensare ad altro, che magari non sia te stesso, quello può aiutare un sacco. Eh sì, perché poi l'autoreferenzialismo, soprattutto quando c'è qualche problema, no, ma quando c'è qualche problema, quando carichi troppo di te stesso, sì. E noi siamo abituati, perché lo facciamo per lavoro, proprio a svuotarci, esatto, completamente in quel momento. Ecco perché dico che noi la terapia del doppiaggio. Un ego molto più contenuto, la per terapia assurdo. Del doppiaggio. Senti un po', tu hai giovane ma bella esperienza già come doppiaggio, all'interno del doppiaggio. Concordi col discorso di tua madre? La trovi applicabile o per te è un pensiero in più? Io sinceramente mi trovo d'accordo con mia madre e sinceramente ha espresso perfettamente il concetto, non ho nulla da aggiungere, è mi ha proprio tolto le parole te. Di bocca. Benissimo. Non ho altre domande, vostro onore. Altre domande. Quante volte l'abbiamo detto? Quante volte l'abbiamo detto? Allora, ultimo pezzo per Tommaso, dopodiché Sabrina si è vista tutta la puntata dell'altra volta di Tommaso, quindi sa perfettamente che le toccherà la sola di giornata, anche perché Tommaso l'ha già fatta, ma questa te la riporto anche a te, ne voglio una diversa, quindi ricordati che cosa hai detto l'altra volta. Non me la ricordo. Mo' te la ricordi, non ti preoccupare. Preparati perché lui l'ha già fatta, quindi sei la prima, e poi sei la madre, quindi devi andare per e zitta. Prima. Ecco. E zitta, senza fare, senza dire niente. Ultimo pezzo di Tommaso, perché mi hai portato questo pezzo? Allora, sia perché è la canzone con la quale inizio e finisco la maggior parte delle mie giornate, appunto un rapporto speciale con questa canzone grazie a mia madre, la sentiamo quasi tutte le mattine, se non tutte le mattine in cui mi accompagna in macchina, e l'ascoltiamo più volte che possiamo, e adesso mi fa anche un po' strano perché, non lo so, sento una sensazione strana allo stomaco di quelle... Un po' di farfalle, che succede? Un po' di farfalle nello stomaco... Perché, scusate se lo ripeto, ma... Mettiti un po' più a favore della telecamera che ti stai andando perché via. Perché mi è uscita la parte della timidezza, ho veramente il cuore un po' accelerato. E prenderò spunto da quello che ha fatto Riccardo nello scorso episodio, perché anche l'ho scelto anche per la mia ragazza e ti amo.
E allora, ragazzi, la mettiamo adesso in diretta su Radio Cigliano. È l'ultimo pezzo, anche una bella introduzione, ma mi sono distratto un attimo perché c'è qualcuno che sta disturbando sulla chat di Facebook e spero che sia qualcuno che sta scherzando, perché se non sta scherzando è meglio che se ne vada. Questa è Harry Styles, To Ghost, in diretta su Radio Cigliano. E vabbè, succede che ci stanno, io non so se qualcuno che sta scherzando, mi c'è cascato lo sguardo sopra. Se è uno scherzo ci divertiamo, altrimenti se non è uno scherzo può anche andare via veramente immediatamente. Allora, il selfie l'avete fatto, Marco, ma sei geniale, non abbiamo fatto il selfie e non vi voglio inseguire come ho fatto in alcuni casi per strada per fare il selfie. Allora, avviciniamoci, è il momento della foto con tanto di cuffia. Avvicinati proprio una cifra, perché dai, così è bellissima. E questa è la foto, ne faccio due. Evviva! Abbiamo fatto la foto, è pronta. Grazie Marco di avermelo ricordato. E il numero WhatsApp per avere la nostra foto di oggi, ed è il nostro ringraziamento per essere stati con voi, per essere stati con noi a Dopo Cena Con questa sera, è 3287948796, l'unica, sola e inimitabile maniera per avere il nostro controselfie. Vi ricordo quali sono gli appuntamenti della prossima settimana. Abbiamo sicuramente, se prima eravamo in due con Alessandro Bianconi, Tiziana Guida e Latitante, ma ci saranno un sacco di ospiti del doppiaggio, domani saprete chi è, quindi presentatevi sabato alle 15, perché sarà una specie di mix fra un se prima eravamo in due e un Dopo Cena Con. Quindi mi raccomando, sabato alle 15 la nostra trasmissione musicale insieme ad Alessandro Bianconi. Per quanto riguarda le trasmissioni della settimana prima di Pasqua, dovrebbe esserci il Dopo Cena Con, ma sicuramente non ci sarà se prima eravamo in due del 31, perché il giorno prima di Pasqua e ci meritiamo un attimo, è un po' il giorno del Signore. Le trasmissioni poi riprenderanno la settimana prossima. Vi preannuncio che sabato 7 aprile non saremo in diretta, perché purtroppo alla Fiera di Roma non hanno l'Ethernet, non hanno una linea veloce internet, è incredibile, sembra di essere nel Medioevo, non hanno la linea veloce, quindi sarò lì per registrare il Gran Premio del Doppiaggio, si terrà al Romix di Roma il 7, sabato 7 alle 15, alle 17 o 18, adesso poi sarò più preciso nelle prossime puntate, e lo manderò in onda la domenica successiva in radio e spero anche su Facebook. Dopodiché però dalla settimana successiva ancora torneranno le trasmissioni regolari su Radio Cigliano, del venerdì, del giovedì sera e del sabato pomeriggio. Io inizio ci abbiamo 30 secondi, inizio a salutare i miei amici, i miei ospiti, perché è bello che Tommaso si sia voluto ripresentare qui stasera, quindi vuol dire che è un appuntamento che gli è piaciuto. Sì, moltissimo. Oggi è stato in veste di accompagnatore, puro accompagnatore. Grazie. Assolutamente. Puro limpido. È bello che ci sia questa bella presenza, che sia tornato. Noi torniamo in diretta per il disannuncio e per salutarvi insieme a loro. Harry Styles, To Ghosts, che ci vuole la S del plurale, sì. In diretta su Radio Cigliano abbiamo sentito brani che hanno portato oggi Sabrina e Tommaso per conoscersi un po' meglio, marzullescamente parlando, però è vero, perché poi attraverso la musica veramente esce fuori, sì, l'anima, lo spirito. Conosci una persona. Conosci una persona, è un'altra maniera per conoscersi. Abbiamo visto il questionario di Proust, siete stati bravissimi a indovinare senza nessun tipo di... la foto di mamma, figlio e zio. Grandi. Amore. Allora, ve la mando. Vi ricordo di staccare la suoneria del vostro telefonino se avete mandato il messaggio WhatsApp durante la diretta, perché ve la manderò dopo, tra un pochino, e non voglio svegliarvi visto che si sono fatte le 23:39. 2:40 di diretta, Sabri, mamma com'è? Mamma mia. Mazzo. Non me ne sono neanche accorta. Vero? Vola via. Sì, e questo è il bello. È vero, spero vero che sia volata via anche per voi. Ovviamente tutto questo
è rivedibile in ogni momento, sia sul canale, sulla pagina Facebook di Radio Cigliano, dove potete trovare nella sezione video tutti i video, ma se volete l'HD, se volete la pulizia dell'HD e vederci ancora meglio, canale YouTube Radio Cigliano, trovate tutti i video lì in perpetuo e sono lì conservati. E sull'app Radio Cigliano la potete scaricare per i vostri, dai vostri gestori, per iPhone, per Android, e lì ci sarà la radio sempre, ve la portate in tasca, il wifi non costa nulla, è completamente gratuita, non c'è un filo di pubblicità, quindi sempre rotazione musicale tutti i giorni e le repliche delle varie trasmissioni, insomma nell'arco della giornata, poi le dirette del giovedì sera e del sabato pomeriggio, sempre in tasca con voi. Radio Cigliano, la radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Io ringrazio Sabrina, grazie, e Tommaso, grazie veramente di essere tornati, perché di essere tornato tu Tommaso e di essere venuta Sabrina. Con Sabrina siamo amici. Ah, aspetta, ci siamo dimenticati una cosa. Allora, io e Sabrina eravamo insieme in un progetto mio che è targato 2007, andatevelo a vedere sulla pagina di YouTube, non Radio Cigliano, ma sulla pagina YouTube Alessio Cigliano, c'è un cortometraggio che abbiamo girato in rosso, assolutamente in rosso, abbiamo girato nel 2007. C'era Sabrina, ma c'era anche Paola Magliano, Daniela, c'era Giorgio Rapattoni, Ciro Scalera, c'era Claudia Gerolini, Patrizio Cigliano, Noemi Gifuni, che è stata addoppiato mio fratello, perché per tutta una serie di problematiche ha dovuto ci siamo veramente divertiti, ha fatto una parte da donna, ma tanto non si capiva, perché era un strano corto nel quale nessuno veniva mai inquadrato in faccia, venivano inquadrate le azioni, ci si seguiva, era un'idea che ho avuto nel 2007. Questo corto andatevelo a vedere sulla pagina Alessio Cigliano di YouTube, sul canale Alessio Cigliano di YouTube, lo trovate lì, e c'è Sabrina che fa praticamente il Deus Ex Machina della la velata, la signora, si chiamava la signora il personaggio. È molto bello, ci siamo molto divertiti a girarlo. È stato un paio di giorni di riprese che sono stati molto belli e ci siamo veramente divertiti. Questo per dire che mamma mia. Allora, abbiamo girato l'unico esterno, perché poi erano tutti interni. L'unico esterno è stato girato in una giornata di novembre, intorno al 20 novembre, freddo, in una zona lontana verso Laurentina. Sulla Laurentina. E tra l'altro un bel quartiere nuovo dove c'erano dei bei marciapiedi, mi serviva che ci fosse un fondo. Adesso ci hanno fatto le Rue Merlin lì, Ah sì? Ma dai, proprio lì in quel punto? Intorno. Però tra un marciapiede e l'altro hanno edificato. Ma all'epoca non c'era niente, c'erano dei palazzi e davanti il nulla, e questo nulla portava un vento di quelli pazzeschi. C'era l'assistente di scena che stava con la coperta in mano appena fuori campo, infatti dice guarda se mo se vede, appena fuori campo con la coperta, in maniera che battuto il ciak e dato lo stop la avvolgeva con la coperta, perché siamo stati veramente stoici e non so come non ci siamo ammalati quel giorno. Eravamo giovani. Andatelo a vedere, il corto si chiama Voci fuori campo, tra l'altro è stato presentato a un festival a Londra, è anche andato abbastanza bene all'epoca, adesso sta lì a futura memoria, quindi andate a vedere. Ma Alessio avrà altre idee a breve? No, non ne ho, quella è stata l'unica idea che ho avuto e sono avuto la fortuna di poterla mettere su pellicola, anzi su supporto magnetico, perché era già girato in digitale, e la trovate sulla pagina, sul canale YouTube Alessio Cigliano, andatela a vedere, poi basta che cercate Voci fuori campo e lo trovate su YouTube. Ringrazio Sabrina Duranti, ringrazio Tommaso Di Giacomo, grazie per essere stati qui. Sabrina Duranti, chiudi la puntata. Io sono molto contenta di essere riuscita a dare un pezzettino di me in tutta sincerità, e quindi vi ringrazio della pazienza di essere stati con noi e ci ritroviamo presto. Ciao Tommaso, chiudi la puntata. Grazie mille per averci seguiti, è stato bellissimo, soprattutto spero ci abbiate ascoltati con il cuore più che con le orecchie, e buona serata, buonanotte più che altro. Grazie veramente ai miei speciali ospiti di questa sera, grazie a voi che ci avete seguiti, like sulla pagina di YouTube, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale di YouTube, like sulla pagina di Facebook, sapete tutto quanto, e condividete il video, perché è l'unica maniera in cui ci facciamo pubblicità. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Chiudiamo prima sulla radio e poi con voi di Facebook, e grazie per essere stati con noi. Ciao a tutti, ciao. Ciao.
E adesso chiudiamo con quella telecamera, mi piace chiudere, che ci piglia dall'alto. Eccoci qua. Chiudiamo anche con voi di Facebook. Grazie per essere stati con... di Facebook e poi di YouTube, ovviamente. Grazie per essere stati con noi. Buonanotte a tutti. Siate felici. Buonanotte. Ciao, state bene. Ciao.